benvenuti, presentatevi. Arrigoni, grandi e grossi, dai, capoccioni. C'è anche Pierpaolo, iniziamo subito la grande. C'è con un super brindisi a questi simpatici. Guardate, brindiamo, guardate cosa ci hanno portato. Gian Matteo. Questo è come quello dei film, c'è il tempo. Attenzione, che Matteo ora comincia a parlare sopra. Sì, a prescindere da cosa certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incredibile. Allora, ringraziamo Gian Matteo, ci ha portato. Ci ha portato il Ferrari Brut, che ora berrà, con quale Pierpaolo vuole passeggiare. Alla grande, stiamo aspettando soltanto quello. E noi invece faremo la diretta col Jack Daniels, che ti hanno portato? Nome? Flavia. Alessio. E Alessio! Grazie mille. Questo qua, questo così poco lo fai a Matteo. Perché fanno schiume. Io l'unica cosa che ho è che sono alcolizzato. Se mi fai questa cosa ridotta, addio, che non mi piace. Così mi piace. Adesso mi devi dare un bicchiere. Poi c'ha tutta l'impegnatura Super Pro. Vincenzo un po' meno, perché Vincenzo è minorenne, quindi non può bere. Basta. No, poi l'estrema sinistra, lo spumante, non c'entra nulla. Autonomia operaia. Vabbè, allora aggiungi pure qua. Aggiungi. Ciao. Ma io non posso assaggiare il Brut? Il bello per me hai detto che non bevi, ma schiuma fa, non... vabbè, io riprendo. Allora, allora il senso di questa diretta, grazie, è che continueremo allo 2, siamo quasi alla fine, grazie a tutti per essere venuti, tutti quelli che ci sono, e il focus di oggi è il nostro amico Gian Matteo, che quando giocavamo io e Matteo Santicchia ci ha rotto il cazzo all'infinito nella chat, oh fate schifo, io sono un campione a merde, e oggi sapremo la verità, quindi sappiate che lo potete insultare, gli potete dire di tutto. Nessuno, Matteo non ti riconoscono. E lui è Slayer 93. Sono io, sono qua. Dite i vostri nick in chat, su, non abbiate timore. No, niente, la sgaramutande. Grande sgara. Lasciate. No. Dovete voglio che fai outing, voglio. Allora, se gli metti la bottiglia davanti alla faccia, però non è carino. Che lo so, allora io allora io parto, va bene, vado. Allora, magari possiamo anche abbassare il volume. Guarda, no, ci piace il rientro. Vai. Che non è una cosa. Ciao Giga. Cinzan, la ragazza di Hideo Kojima? Scrivono già. Allora, appunto. Che è successo? Io sono con l'arbitro, posso dire. No, no, è che io sono l'arbitro, posso dire. Allora, non fate casino, però parlate, ma con attenzione. Poi me rompi il Mac. Perché ieri c'era tutta la dietro. Che buono che è. È grande Gian Matteo che si continua a servire per i cazzi suoi. Ha detto io non bevo, ma e poi è mezz'ora. Ma quanto è brutto. Qui non si sente nulla. Perché ho messo i sottotitoli e non si sentono, non si leggono le voci? Gian Matteo Petteni. E che ne so io? Ma come, siete il pro? Già, quindi falli. Grande Slayer ruba la scena al tavolino. Porca miseria. Io ti ho presentato come il super pro di Halo e non sai neanche perché non appaiono i sottotitoli. Ma no, sono attivi, quello che vedo. Viene a fare il doppio salto come in Destiny, penso un po'. Che dicono? Certo. Ergo ti dice che Slayer con la bottiglia in mano è l'immagine degli utenti di multiplayer. È vero, eh? Alcolisti. Grande, proprio. Ma mi si sente qua giù, mi si sente? Speriamo di no, speriamo di no. Ma mi si sente qua? No, ho già finito le armi. Aspetta, devo giocare io dopo. L'ho buttato giù! Questo è rosso o verde? Non si capisce una seppia. No, quello lì è verde. Ciro, taci, va! Ciao Giga, dice Sara Hidden. Ciao Sara! C'è una mitragliatrice. Eccola. Ma quanto è fashion questo mirino viola? Ti garba? Tantissimo. Andiamo avanti. Checkpoint superato, ma. Facciamo che ogni volta che si muore la tizia, cioè proprio gente gentile, si leva un indumento. Però abbiamo educato veramente di merda i nostri utenti. Questo lo possiamo proprio dire. Cioè, sono delle sono un incrocio tra una capra e delle. Vai, Gian Matteo! Vai, facce ride. Adesso lo finisce. Però è bello così, settimana prossima finiamo. Perché adesso Gian Matteo finirà per noi Halo 2. E quindi settimana prossima passeremo al 3. Guarda là. E vai con liscio! È durato 30 secondi! Fuori subito! Porca miseria, il grande Gian Matteo, fate schifo, è morto dopo 30 secondi. Lo potete insultare. Cacchio Barone, ma ci sono delle luci esagerate qua. No, torna indietro e prendi il laser delle sentinelle che toglie tanto di fluido. Esatto, fatelo dire al nostro campione. 30 secondi, Ti prego. Oh, ma mi avete già rotto il cazzo.
È verde quello, c'è Matteo? Sono io, eh. Ah, è vero, Matteo. Anche io stavo per fare il doppio salto. Pur non giocando a destra. Per andare dove devo andare, pur avendo giocato... No, non suggerire, non suggerire, Gian Matteo. Non suggerisco. Leggi, levi leggere. No, mi butti giù il computer. Leggi. Leggi. Leggi alta voce. Il computer. No, no, mi rifiuto. Dai, dai, ragazzi, leggi. Così non va bene. Dovete leggere. Dai, dove? Questo. Adesso lei raggiunge Terni su Facebook ogni minuto, ogni minimo di abitante. Ma dai. È proprio Siege. Non lo becchi? No, lo becca, sì. Lo becca. Piglielo te, il pro. Dove deve andare ora, Gian Matteo? Anzi, sì. Non lo aiutare. Per andare dove devo andare? Dove devo andare? Te la ricordi, vero, la vecchia massima? Segui i nemici, ragazzi, leggete. Ma non c'è più nessuno qui, hanno seccato. Dai, tutti. Fatti. No, leggila tu. Allora, perché da... No, più che altro non ti sentono da là dietro. Eccoli. I miei amicici. Dai, su, leggi cosa dicono in chat. Su. Ma perché? Che ti frega? Never Megot 666 dice: ma non si capisce nulla, Slayer. Non fare il timido, dai. Esatto, cioè finire fin qua per fare i timidi non c'ha senso. Che cosa? Esatto, vivi un altro po'. Brava. Esatto, diglielo. La chiamavano... Mamma mia, il jolly delle dirette doveva venire a trovarci da Roma, guarda, veramente. E pure la valletta che legge la chat. Devi ti farà più forte dalle retrovie, se non ti si sente davvero. E allora dai, fallo tu. Ma no, dai, su, perché? Lanciati. Guarda, propositivi. Te lo ricordi, Matteo, vero che devi trovare i mirini rossi? Dai, leggi, dice Gigantone 88. Esatto, Mera, leggi. Leggi. Era ancora rosso, era vivo quello, Matteo. Io farei il barone e Mera Santi, dice Sara Iden. Oh, grazie, brava Sara. Sara, brava Sara, diglielo un po'. Questi incredibili, noiosi. A testa te cazzo. Infatti, Pedro Forever 83 dice, leggete la chat, almeno fate stare un po' in silenzio quello corroico del barone. Adesso morto. Dai! Bam. Vuoi giocare o no? No. Madonna, sei più... Sì, ma io sto lontano, stringo. Magari avviciniamo il microfono? No, perché? Va bene così, almeno non ti si sente, Matteo. È il vantaggio di oggi. La tua bocca non è fatta per parlare, ricorda. Ragazzi, leggete a alta voce. Leggete. Dai, per... La tizia finirà per sposare un calciatore, chiede a Iaie Brato. In quanto valletta? Grazie Ciro, te voglio bene. No, ma non devi rispondere, devi leggere la chat. Devi ragazzi. Leggere e rispondere. Devi leggere il nome di chi commenta e leggere il commento. Questa è autocelebrativa. È uguale, non te ne fregare. Ciro Sagona scrive, sgarabutante è una voce qui. Perfetto, si sentisse. Allora. Ah, poco! Le nostre voci si sentono? Purtroppo sì. Si sente, no? Purtroppo sì. Allora, perché il brindisi chiede Arjan? La sparacrazia hai preso, però. Non c'era altro. Ma tu ci vai a nozze con la sparacrazia. Madonna, il colpo. Esatto, ora comincio a capire. Come capisci il nostro Gian Matteo Petteni? Che per... alla francese, perché è quello che per adesso è durato di meno. Io prego a tutti voi di essermi testimone e vivere meno di Matteo, ragazzi. Comincia a essere Jacopo dice che stranamente arrivano personaggi quando non c'è il barone e quando non c'è Fucito e Ferri. Chissà perché sai che ti è morto un alleato, meglio mica tanto. Meglio. Ma chi sono gli ospiti? Ripresentatevi per tutti coloro che sono arrivati ora. No, sono morto. Vieni Gian Matteo Petteni. Lo ha detto l'amico Mattia 109. Abbiamo qui il più grande pro italiano di Halo, che dura di media in partita 3 secondi netti. Esatto. Il buon Gian Matteo. Per gli utenti. Slayer è un grande uomo, soprattutto. La nostra amica. Dai, leggi altro. Presentati, la nostra amica Flavia. Flavia, il nostro amico e grande sgaramutande. E poi c'è Baronetto e ci sono io. Allora, hanno la mia voce, quindi meglio. Ma no, parla, tirala fuori. Esatto. Grande. Capito, ma Madonna, Matteo, sta bene. Ma non mettere scuse. Sparava addosso quello con la terretta. Il barone ha sporcato tutto. Dicono che oggi gli ospiti siete voi.
Ma che è vero, è vero, è vero. Ma chi è che lo dice? Come oh, si chiama quello con la torretta che ti spara addosso? Ma è Pedro... mio quello della torretta. Ma mi ha sparato addosso prima, ha fatto fuori lui. È rosso, allora. Ma io perché sei morto un'altra volta? È certo che è morto, è durato. Guarda che c'è la spada con un colpo di fuori, cuori. Fatelo dire dal pro. Sì, sì. Io non la usa, fatela dire. No, me l'ho messo con la spada lì così. Ma quello con la torretta mi ha fatto fuori. Io sto con la mia sparagazzi. E poi mani morte. Sono fisico, che siamo senza munizioni. Devi parlare forte. Fai fuori questo per prendere. E leggi la chat, su. Che ti si senta, come se tu parlassi normalmente. Chi ha chiesto il primo? Santi chi ha super caciarone. E chi l'ha scritto? Tu cazzo. Vogliamo i nomi. Devi leggere prima il nome e poi cosa scrivo. Il giga. Fare come me che non leggo niente, eh? Esatto. Leggi tutto. Slayer dice Ciro, non trovare scuse, sei scarso. Sì, esatto. Sì, per lei, per lei. Checkpoint, alla faccia tua! Checkpoint! Oggi ti male, oggi. Ma cazzo sto finito, però? A lui, a me. Ma tu eri quello che fai, io faccio il cecchino, poi non è salito in alto. Io ci sono salito. Ma per tutto. Tutto. Non serve niente salire in alto. Esatto, voglio la spiegare. Matteo, la intanto ragazzi, ho guadagnato il... Beh, era finito livello praticamente. Nuovo, livello nuovo. L'icona sacra, ecco. L'altra volta, meno male che avevi detto che avevi già finito. Sì, vedi questo, ma la ragazza non sa parlare, no? Ma perché devi parlare forte? No, io non sfotto gli anziani. Il barone che è anziano non lo sfotto per la partita di me la prendo con gli anziani. Che partita ieri? Ah, la Fiorentina, a me non me ne frega nulla. Però quando caghi il cazzo quando pareggia la Juve. No, quando perde. Io non sono un tifoso di calcio. Io tifo contro la Juve. Salo, proprio sei il peggior italiano medio. Matteo, hai sfottuto un po' il barone per Juve Fiorentina di ieri. No, ne, perché tanto non me ne frega nulla. Lei barone, è il peggior italiano medio. Ciao, guarda del calcio solo quando si vai, leggete i testi di Alo. Su, fate gli alieni. Bravi. Ma già Matteo. Pedro Forever dice: dite la verità. Galeazzo Ciano vi ha proibito di leggere la chat. Esatto. Sarebbe Matteo. Grazie Ciro. Cosa ha detto Ciro? Perché ha lo ringrazio? Parli bene, non ti preoccupare di guarda che gli abbraccio, ma vuole una freddura da parte vostra, eh? Oh, guarda che devi cambiare la grafica, perché sennò non stiamo giocando, eh. No, perché hai detto di premere, non si è visto. No, cambiare la grafica. Ma invece no, perché lui prende e le salta, è incredibile. No. E lo so, è un mongofletti, poi ci vuoi fare? Alla faccia tua, Baro. Mamma però, mia, però guarda un po', ma mi ha ridato questa di arma, c'avevo il laserone. È normale. Mutande non parla più. È vero, stato di sale. Dai, andiamo di Ghost. Sto già lì. Ghost recording. Ghost recording. Vai. Ora vediamo se trova la strada, va? Per essere ipnotizzato da sta grafica. Io da delle gambe. Ma che è? Quella lì è la sentinella. Infatti, le freddure. La sentinella di me. Chiedono freddure. Se le vai, se le scrivo. Dai, scrivete freddure. Dai, le freddure. Le scrivete e le leggiamo loro. Panzaro, che è lui. Ma non ha, no, erano 4 I can't see shit. Sono troppo lontano. Grazie, Sara. Ma cosa ha scritto, Sara, che la ringrazi? Porca puttana. Porca puttana. Se no passi due ore a dire grazie, Sara. Io non vi posso sentire. Zitta. Io non vi posso sentire, ma siete tutti bellissimi. Mera specialmente. Questo è vero. Ma Sara, ma metti le cuffie. Che tu sei finanziere. Adesso sei questa. Ma magari, no. Da parte di Activision. Cosa? Niente, purtroppo allora, non è diventato finanziere il nostro amico Gian Matteo. Raccontiamo, sei andato all'Aquila. Dice se stai nudo. Esatto. Muto, grande sgaramutante che è venuto a te. Airwood dice Slayer ha portato lo spumante. Io Jack Daniel. Che è sta musica rock sotto, però? No, niente. No, le pastine avete portato, no? Ci sono anche le paste, il Super Mario doppia goccia. Chi è che vuole ancora spumante? Anche Ciro chiede tua cugina. Io. Mia cugina. Che poi devi guidare. Ma dopo. Tieni. Grazie. Ragazzi, potete venire quando vi pare, basta che ci avvertiamo. L'estate dipende. Però non dovete. A noi Gian Matteo mica ce l'ha detto che venivate, eh. No! Cazzo? Come non l'ha detto? A me nulla, l'ho scoperto perché... Ma mi ha tartassato una settimana. E io l'ho scoperto per sbaglio in chat dove uno ha detto: ma Gian Matteo ha fatto le veci anche degli altri o ha sperorato solo ma la io sua guarda cara? Che l'ho detto a Pierpaolo. Ma non vuol fatto. Dire, non... Devo dirlo a tutti. Ma no, dire. Basta che lo dici a me, Pierpaolo non è social. L'informazione no, grazie. Ringrazio a voi due per averli invogliato a far ad che? Acquistare questa collection. Ah sì? Sì, quindi sì, sì, adesso sì. Va assolutamente. GeorgeHawks 91. Hai fatto bene, è un gran gioco questo. Dovrebbero insegnare però nelle scuole. Lo volevo vale. Prendere con Xbox One a novembre questo gioco, si chiamava Guardians. Invece l'avrei non già finito. Mi hai fatto risparmiare 50 euro, la canzone dice salutami Mario appena lo vedi.
Allora, come vedete, nelle condizioni di difficoltà eroica e con la gente che chiacchiera e si fa i cazzi suoi, ovvero a pranzo con, i Resident giocano meglio del Super Pro venuto da casa. Io vorrei che questo Super Pro, da... ok, cioè lui dice di essere Super non Pro, è, ma io... non, è la mia, non è il mio ambiente, cioè, me ne sono camera sperta, quello... arbitro cornuto, Juve merda. Siegfried dice, lo sa anche così, ma c'era Slayer, per seguire la live. Esatto, però ora Matteo muore. Ora Matteo muore per forza. Sta spammando il suo arrivo, manco l'arcangelo. Parla forte, qua parla forte. Ergot dice, ma non sei preoccupato a stare fra il barone e Slayer? No. No. È da dietro, è arrivato. Dice, perché sei messo da parte? Faccia ride, Slayer, faccia ride. È una scelta. Ma che ride? Faccia ride con la tua strategia. È una strategia, rispondi. Oh, di qualcosa, okay, dall'ospite okay, d'onore. Sì, dico qualcosa. Stiamo guardando in una maniera impressionante. Senti la super musica, Matte? Sì. Bravo, bravo. Non è che ecco, ma mamma. Guarda che super luci che hanno. Il caffè dice un cappuccino, hai capito? Mi sa che non mi sono espresso bene. No, non ti ho sentito. Ripeti la freddura. Mamma dice un caffè dice un cappuccino, hai capito? Mi sa che non mi sono espresso bene. Mamma mia! Boom, boom. Okay. Vai avanti, avanti la prossima. Io vado avanti quando c'è roba brutta. Pedro Forever dice guardandovi così sembrate una famigliola oh, sulla multipla io. Che va in vacanza. Che ha detto guardate così? Wolfenstein! Ergut dice ma chi è quel tizio sì. con la barba vicino a Slayer? Va bene. Porca puttana! Grazie. Voi due mafiosi. Scusa, vai. Due mafiosi entrano all'acquario di Genova e uno dice all'altro: guarda, il pesce palla. L'altro tira fuori la pistola, gli spara e dice: muto, devi stare. Mamma mia, il pesce palla, parla. Siciliano. Wow. C'è una ancor peggiore. Io continuo a versare da bere a Flavio perché dice? Ogni bicchiere alza un decibel la voce. Mi ha fatto della fine la sentivo messo in modalità. No. Sopportano, ma figurati, vai tranquilla. Sopportano Matteo tutti i giorni, tutte le settimane. Fa un casino. Poi che dicono? Forza. Sono partite le cazzate. Chiedono poi. Alessio comunque. Ma Alessio è di là, ma visto sta se la lavorando. No, non è vero, non sta lavorando, però si fa i cazzi ma suoi. Ma che cosa? Che prima ci ho parlato per mezz'ora. Sta su browser. Comunque dico, leggi le tue freddure. No. Dai, ma sta giocando, come faccio? Mettici più enfasi. Tanto tranquilla. Tra un po' tanto fa già Matteo. Oh, allora aspetta, ne leggo una, eh. Vai. Perché la neve scende a fiocchi? Perché se scenderebbe, lui scrive. No! Non si scioglierebbe! Se scenderebbe, no! No mio, scendesse, ragazzi! Lo so che mi odiate quando faccio il Gran Marnazzi, però insomma. È giusto essere meglio Gran Marnazzi che Nazzi e basta. Ecco. Quindi va bene. No, vai! Dio mio, una volta abbiamo una bella ragazza in chat, via, su! Sei pure sullo sgabello, stai, come le vere vallette! Dai, c'è lo sgabello come le vallette, su, approfittane, vai! Alessio e il lavoro non possono stare nella stessa frase. Chi la scrive? Alessio e la figa non possono stare. Ma perché gli parli? Non lo sento. Aveva finito, tieni. Gallions dice, Matteo, perché ti chiami Gozer? Quello dei Ghostbusters. Sì, perché da quando ero piccolo, adesso rompevo tutto, non solo i coglioni, esatto. I giocattoli, e quindi è rimasto Gozer... di strutture mi sa era distruggitore il suo figlio diceva Gozer il distruggitore guarda come lo allora abbi fede Barò abbi fede a me quando parlate queste lingue straniere non devo salutare buon pranzo no ciao, Sara. Sara no non ha più Sara. Senso questa live senza la Sara. Ok, Gian Matteo sta ancora giocando. Sì. Gian Matteo non è ancora morto, guarda un po'. Stavo cercando l'altro veicolo perché quello lì ma perché non... il God Mode. Ma dimmi lo vede no. Ma no, ma perché non parla, non gli diamo noi. Ogni tanto disturbano, dagli delle spintine. Ah, Dai. Non funziona loro. Dai, Preda Forever, c'è un signore nel pullman a Napoli, entra il controllore e dice biglietto prego, il napoletano, abbonamento, il controllore vede, il napoletano buff bluff shit. Il barone fa lo sborone alla fine. Mamma mia. Ma perché sono così trasparente? Non è mica giusto. Mi scusi per Viagra.
questa era bella. Rileggila perché non si è capito. Galvanino dice: mi scusi, per Viagra sempre dritto. Galvanino spigna, vedi. Come delivera Galvanino non delivera nessuno. State mangiando o solo bevendo, Carlo Campanile? Solo bevendo. Solo bevendo, ormai è un delirio. Sono morti? Guarda, già Matteo mi fa le zone. Sad Stats dice che adesso finisce il gioco e ruba il lavoro a Matteo Abbaro. No, vabbè, a me no. Non c'è niente da rubare. Vai, vai, ma io ci speravo, almeno lo finiamo la prossima volta allo 3, che a me piace tantissimo. Perché hai parcheggiato lì quella Jeep, Gian Matteo? Per prendo qui. Devi fare benzina. Ti sembra di che sia una... Anche te che ci sali sopra, sei un fenomeno, eh? No, non la puoi prendere la Jeep, Gian Matteo. Ma prendi il Ghost, che te ne frega. Matteo. Ghost? Dai, ma cosa fai? No, non viene via. Guarda, se fossi stato a casa mia ti avevo già levato il pad dalle mani. C'è il lanciacazzi. Eccolo. Vai. L'altra arma? No. Vai, no, leva la spada, tieni la spada e tieni il lanciacazzi, sei sicuro? Bravo Gian Matteo, vai. Questo è il punto della Sara. Ciao, vai, vai, dopo gioca. Ciao. Non ti ha sentito. Che devo fare? Ciao, adorabile. Ma mamma dice: una mela corre, cade e si sbuccia. Dopo di questo mi metto il cazzo. Cioè, leggi. Poi? Leggi le freddure. Ma non ce l'hai. Bravo. Dai, dai, leggi un po'. Gian Matteo, cioè. E non ce n'è solo di freddure. Ma leggi quello che scrivono in chat allora, ragazzi. Non si vede nulla, è troppo buio il gioco, dice Claudio Bo. Claudio Bo, allora aumentiamo la visibilità. No, Claudio, non è Claudio Bo, ha letto male. Allora, appena ho ucciso un po' di gente, Claudio. Aumentiamo la visibilità. Claudio te l'ha detto. Non dice, l'ha detto. No, non certo che sono io. Non l'hai visto come pro? Allora, vaffanculo a casa roba. Sì, ma questo qua... Cioè, perché non muore, scusa? Perché diventa... Ma io ho notato che fai prima a far fuori il ghost che questi. Grande mira. Grande mira. Oh. Allora, vediamo un po'. E fin qui ci siamo. Sto verifica. Allora, impostazione visuale non invertita, audio e video, controllo, non c'è. Ma dai, ma questa qua non è... Ma è possibile che non c'è il video, la luminosità? Gian Matteo Pettelli. Ragazzi, ma siete una mela? Una mela al giorno togli il medico di torno. Soprattutto se hai una buona mira. Questa è una freddura, eh? Cioè? Non l'ho capito. Una mela togli il medico di torno. Cioè, una mela al giorno togli il medico di torno, soprattutto se hai una buona. No, ma il flutto sulla. Embriaga. Sull'astronavina è proprio brutto. Ma perché è brutto, Matteo? È come dire gli zombie che guidano le macchine. Ma tu lo sai, Fabio, è un virus. Sì, lo so. Ah, sono un artificiale. Cioè, tra un po' arrivo. Non sparare ai tuoi alleati, che quello ti serve. Gian Matteo Pettini, per favore, almeno taci. Dai, cioè, Pettini, dai. Gian Matteo Pettini, almeno abbi la decenza di stare zitto, perché... Beh, io l'ho visto e non mi è piaciuto il film dialogo. Fatto un buon sì, modo. Ma di chi l'ha scritto? Carlo Campanile chiede se qualcuno ha visto il film Halo Nightfall. Sì, io l'ho visto. E l'ha trovato noioso. Noioso. A me non è piaciuto. No, non è piaciuto. No. Infatti hanno smesso di farlo. Questo Ridley Scott ha fatto proprio una discesa pazzesca. Doctor dice che sei troppo emozionato. Ma che emozionato? No, è che è proprio scarso. È bravo a chiacchierare, Gian Matteo Pettini. Bravo quando sono a casa mia negli ambienti. Kergut dice davvero domenica fa la messa a San Pietro. Che ha detto? Andiamo a trovarlo il Papa. Player fa la messa a San Pietro. Andiamo a trovarlo. Andiamo tutti. Comunque chiedono tutti player, devi giocare. Ho capito, devi giocare, non va. Io stavo a casa mia, cioè scusami, Sì, ho capito, se giocavo io, va bene. Ma devi proseguire con la storia. Vai avanti, Gian Matteo Pettini. Dai, leggete la chat voi, fate i bravi, su. Sgaramutante si è preso. Dai, si è preso. Sgaramutante si è preso. Si è preso lo spumante. Se l'è messo in mezzo alle cosce. Che adesso è un piscio. Non lo so. Sì, adesso è. Per tutta la cura che ho avuto per portarla qua. È finita e calda. Finché la prossima volta ne porto 4. Allora. Allora apriamo il whisky. Forza, ragazzi. Altro giro, altra volta. Come è in disagio? No, è in disagio. Io dopo devo andare, io una cosa che ho fatto non la faccio, devo lavorare come un negro. Perché mi la seconda chiede? Dai, io non so che mi le prestazioni. No, è proprio scarso. Ah, no, non è vero, non è scarso. Però distruggitore.
Allora Matteo e i suoi amici che non... E quindi grande, grande vittoria di quelli che come Matteo non parlano l'italiano. Ignoranti. Che? Ha detto lavorare con 86. Oh. Forte. Con te le freddure diventano fritture. Ale! E questo faceva le freddure, porca puttana. Gianluca chiede, ma non fai di giocare anche gli altri? Ma anche no. No, si vergognano. No, si vergognano perché hanno pure di fare peggio di Gian Matteo. Che vorrebbe dire? FPS col controller non ce la faccio proprio. Però lui l'ospite d'onore. FPS col controller non ci riesco. No, solo PC. È super PC. Te invece giochi dove? Io tutto. Anche PC? Sì. Brava, io no. Sicuramente non tanto, perché dovrei comprarlo, però. Ti prendo. Attenzione, perché ci siamo. Io vedo questo suicidio in coming grande, Gian Matteo. Ma avete visto quello come me? Sì, è sempre allo stesso modo. Il 360. Sì, ma qua sì. Sempre lì muoio. Ma porca ora allora, va, mi concentro e supero questo. Il 360 l'ha fatto. Però almeno ora puoi. Ora puoi dire. No, ma parlate forte, ragazzi. Oh. Che cosa? Dai, ma leggete chi l'ha scritto. Cioè ridere e basta senza leggere. 93, un uomo gira l'angolo, allora gizza. Non si è capito niente. Leggi. Un uomo gira l'angolo, poi lo raddrizza. Desig 93. Chi è che si deve vergognare per sta roba? Desigi 93. Grande Desigi, vergognati. Guarda questo qui. Dai ragazzi, sentite voi due, perché davanti al microfono state. Dai, fa qualcosa. Sì, Cyberlink è muto. Dice, questo è Halo the Jagger Master Chief Collection. Grande. Sì? The Jagger. The Jagermeister. Oh, Jagermeister. Guarda che la bombona sullo Ghost. Questi sono puliti. Sì, sono puliti. Perché lo vuoi mettere via? Non prendi il whisky? Questa non è una diretta di un gioco, è una diretta di un alcolismo estremo. Però leggete sta chat, vi giuro. Ciro Sagona dice seguire tra mutande fino alla morte. Bene, allora Ciro, tira fuori una bottiglia e inizia a bere. Stats dice che noi facciamo comunella e lasciamo il barone da solo. Ma mi va bene, basta. Ma gioca meglio. Ma mi va bene, basta che leggiate per la cazzo di chat. Salva Logan dice gli indie sul plus hanno rotto le palle. È vero, l'ultimo fa a cagare. Infatti fate domande. Ciro Sagona chiede se si può abbassare il volume del gioco. Se si può abbassare il volume, vabbè, lo facciamo da qua. Impostazioni. No, non si può abbassare il volume del gioco. Non si può. No. Diteglielo a Jacopo, fai schifo. No, aspetta, ho fatto una cazzata, ho fatto in vertice. Pallone? Hai fatto mancino. Non è male, Stallone. Io risolvo... Stallone da culo 88. Fidelizia con non mescolare il caffè, se no perde la Roma. E che me frega, io ti fa Lazio. Ale. Un po'. Ho fatto qualcosa per cui è diventato ingestibile. Il vino che bevete proviene dalle cantine di Vigo Barone Iodi. C'è le cantine? No, non ce l'ho. Magari. No, le cantine non ce l'ho. Oh, finalmente sono riuscito. Ah, questo è un merda. No, c'ho la visuale invertita, Gian Matteo Pettini! E cosa ci posso fare? Se mi dai faccio io, te la metto a posto. Aspetta, vai. Per Salva Logan. Non invertita. Ok. Metti anche il record come modalità di uso del... No. Vabbè. Gliel'avete detto a... L'ha detto blu, sono sbagliato. No, ma gliel'avete detto a... A Jacopo di abbassare il volume audio del gioco? Vado di là? No, ma basta, no, gli batti sul vetro e glielo dici, lui sente. Il volume del gioco. Abbassa. Devi abbassare il volume del gioco. Porca puttana. Ma vabbè, però. Torna su e prendi lanciaradi, sennò questo ti fa qua. Ma secondo me io gli faccio un culo così, lo sai? Vuoi vedere Gian Matteo? Uno Scorpion? Non lo so, magari gli vado addosso e gli metto le bombette dentro. Che dici? Vabbè, quello ragazzi. Porca puttana. Un secondo almeno 100, 120. Penelope Elettra! A belli! Ciao Penelope! No! Vai a pigliare il lanciarazzi. Vai. No, guarda dove ti faccio ripartire. No, le palle, sempre lo stesso. No, non è sempre lo stesso. Sì.
Che era andato avanti, avevo fatto fuori tutti gli altri sentinelli. Lei era sempre da Iago, quindi fa un backstab. Poi? Così. Chi vuole whisky? Io. Vai. Mamma mia, Matrix però. Si scrive un martello ad un cacciavite depresso. Su con la vite. Tutti vogliono il whisky. Gian Matteo. Anche Gian Matteo. Tutti che salutano Penelope. Sgara? Cioè, mi stiamo così? Eh no, lo sappiamo. Guarda. Pure? Vedi, ci serve un, ti serve un bicchiere per il whisky. Ma cosa fa? No, dopo io il whisky devo andare via. Adesso credo. Che fa il segno. qui si viaggia su altri livelli, eh. E guardate, queste sono di Sgaro, le paste di Sgaro. C'è Gian Matteo Pettini. No, no, che no, che mangia. Non sono di Gian Matteo. No, di Scaramutande, no, ma Gian Matteo Pettini. Vai, Gian Matteo! Che è il peggior giocatore di Halo che abbia mai visto in vita. Il microfono. Che ha fatto, guarda, era peggiore? Peggiore no, però sta al terzo posto in classifica dopo Matteo. Questi giocano peggiore e Fiorenza. Però in realtà, no, ma almeno. Ma questo non capisco dove spara. Ma almeno già. Questo, ma con. No, è lì a sinistra. C'è uno che spara. È uscito fuori. Dopo puliamo. È importante, lo so. Sentiamo qua dentro, se tutto appiccica 10 lunedì. Alla grande. Pulire. Vai, tu gli date ai minori, allontanate le mamme. Chi l'ha scritto? Porca puttana. Devi leggere il nome. Devi leggere. Ahmed Starling 86. Ciao, come stai? Scusaci se c'è già Matteo a giocare oggi, ma non c'è toccato. Quindi. Ecco, vedi cosa ti spara. C'è un. Sta cercando di fare il gruppo. Ce n'è una. Per venire a Terry. Poi Ciro Simone di Ergut. Ergut non si muove da casa. Allora, dove cavolo era il lanciacazzi? Era dai, era? Gira. Diglielo. Ma prendi questo completamente. Gira. Ma che me ne frega di prenderla, scusa. Ma questa la prendo. La domanda pleonastica di Carlo Campanile. Si possono bere alcolici durante le live su Twitch? A quanto pare sì. A quanto pare sì. Comunque noi lo facciamo. Non ho idea. Allora io so solo che non si può fumare. Poi non per il resto. Claudio B0077 dice questo è il vero a pranzo con. Oh, porca dai, miseria. Aspetta, ora ora ragioniamo. Lei era visto del 5 e si è suicidato volontariamente per mollare il padre. È incredibile questa cosa. Esatto. No, vabbè. Però si è suicidato mille volte anche prima che non c'era il cibo. Io infatti. No, salva Logan 182, ma anche il tipo dietro, ma chi è? È Sgara Mutande. Come dire, Sgomma Mutande. Raccontaci da dove viene il nick Sgara Mutande, piuttosto. Una volta mi pare di averlo già. Il fatto è che non è bellissima come storia. Però raccontala. Neanche io ho una storia bellissima, non le racconto sempre. Guarda come l'ho fatto. Vabbè, ma leggi. Ma ricorda, ma veramente. Sì. Ma cornite. Ma no, non col mio. Non col mio. Ci sta guardando in diretta la mamma di Gian Matteo. Ciao Gian Matteo, ciao mamma di Gian Matteo. Ciao Gian Matteo. Sono qua io. Giro Sacona scrive: Slayer, mi vieni a prendere così andiamo in redazione insieme. Ciro, ragazzi, prendo il treno e arrivo. Ma Gara è quello davanti o quello dietro? Chiede Salvalo Vanni. Quello dietro. Eccolo. Quello davanti è il barone. The bitch right here. Allora, qui vedete che c'era un giocatore di Halo e un professionista di Halo. Giudicate voi chi era il professionista e il giocatore di Halo. Notare, ce l'abbiamo fatta. Guarda che poi avanti c'è un non lo Scorpion. Oh no, l'hai già fatto fuori. Già. Ma guarda non un po'. Lo Scorpion, dopo c'era un altro che sparava. Comunque ho fatto il culo a tutti. Tendi, si tendi. Può? Generazioni a confronto che si insultano. Perché? No, dico. E che non abbiamo più ma era mio giusto di lì, che si è aperta la porta. Volevo una cippettina. Galbanino ci delizia ancora. Qual è il nome del faraone che fu investito? Sutankhamon. Allora facciamo un brindisi. Sutankhamon. Ai nostri amici che sono venuti a trovarci. Fatelo tutti, venite quando vi parlo. Non è vero. Non è vero, avvertite prima. E portate la però non, non avvertite Pierpaolo che non lo dice, non dice a nessuno. Nessuno. Avvertite il barone quando volete venire. O il Tanzen. Ma dov'è Matteo? Avvertite il barone. Non lo so infatti. Sta qua dietro. Senti, perché questi numeri da rossi secondo te? Già, se non ti sparano fa niente. Bravi, spero.
ad alcuni non piacciamo perché, ma non c'erano il Pianesani e Pierpaolo oggi? No, so ah, erano ieri. Erano ieri, eh. Erano ieri. E poi non c'era neanche il Pianesani, però c'era, c'era Matteo. No, perché giocavano a grid all'ultimo secondo. Dovevano fare, fare la fettina di pane. No, esatto, dovevano fare Embred e poi Embred. Per vedere gestire una fettina di pane. Sì, io non l'ho neanche visto. Indizio sul, sul voler bene a Mera. C'è Salvalogan 1892 che dice: ma Mera è la ragazza di qualcuno? Eh beh. No. No. A mezzo no. A questo punto, ma perché sei single? Eh? Chissà perché l'ha chiesto. Esatto, adesso ti arriva di tutto, eh. Richiesta d'amicizia su Facebook. Tanto basta non dire il suo nome. Ma io ve l'ho detto, no, che era bella, detto, ragazzi. Siete voi che siete dei. Vabbè. Aspettiamo un attimo. Allora, attenzione, perché questa è la possibilità di redimersi di Gian Matteo. Io bevo, eh. Ti scrive Sig, però la droga la puoi portare se vuoi. No, niente. Assolutamente, ricordate qual è la vera scuola. Leggi, leggete, ragazzi. No, non so di che stanno parlando. Ma è uguale, leggi lo stesso. Guarda, sì, quest'altro ha tirato. Gian Matteo Petteni ha tirato la bomba. Gli ha fatto un liscio di 40 metri. Perché lo vuoi uccidere? Che te ne frega? Perché poi ti spara. Vabbè, ma non ha scritto niente. Ma leggi anche il niente. No, è stesso tattico. Tutto lui che ha scritto, va letto. Cioè? Ah, sì, io vedo della roba. Cioè, mille persone stanno scrivendo di tutto e non leggete un cazzo. Salvalogan se l'è presa. Ha detto, eh sì, certo, ma che cazzo, non è la prima ragazza che vedo in 25 anni, eh. È la seconda. Però la mamma non vale, Salvo, ricordati. Vedi come cosa. Vedi che ti spara. E lo sai che è finito? C'è l'ultimo colpo? Lo so. E allora, come la metti? Proviamola. Anche in pausa caffè, boh. No. Sì, fanno anche pausa caffè, non c'è il barone, devi guardare in super, mi raccomando. No. Allora, ci spieghi l'origine del tuo nick, dice per è vero, spiegaci l'origine del tuo nick. No. Allora? Non è interessante, è fuoco in giapponese. Che sei? Fuoco in giapponese. Ah, io non lo sapevo, non fare giù. Grande Gian Matteo Petteni. E intanto avevo finito tutti i colpi. Quindi ora... Ma come il frutto maramera di... No, io ti ho... Io ti ho... Aspetta, non sparare, aspetta che le sentinelle attacchino il flood. Vuoi vedere come si fa? Cioè, fratello di... Se no fai la corsa. Prima che non c'è. Che non c'è la corsa, però... Cosa? Beh, quasi fanno... Io ho aspettato che li facessero fuori. E poi sei morto. No, no, giù sono morto, con l'altro. Ti attendo che ci sono due di quelli grossi. Ma bevi? Barone, potevi venire al Comic Con? Chiede... No. Sarei voluto andare al Comic Con assolutamente, però non c'era budget, per cui essendo che Antonio giocava in casa, ha gestito lui la trasferta, gli appuntamenti, e quindi ci è andato lui. Noi il prossimo appuntamento in cui potrete incontrare è sicuramente Lucca, ma Comics, la Games Week. Non ho parlato. A Colonia no? Ah, bravo, io amico. Colonia, capito, quanti verranno a Colonia della chat? Lui. Gianno? Mi piacerebbe. Ho capito, però. Mi piacerebbe venire con te già, però. Però purtroppo piuttosto mi metto un chiodo allora, nella palla. Allora Ciro sinistra. Dice facciamo una cosa, non riesco a venirvi a trovare in redazione, ma vi invito a Ponza a cenare a carico mio. Nice. A voi della redazione. Guarda, no, che, no. Se, no. Guarda che se dici a Matteo a cena a carico mio, poi viene davvero. È impegnativo. Ergut dice ma mi sembrano più sciolti ora senza Matteo, ma era Santicchia dietro che faceva paura. No, è l'alcol. È l'alcol che è l'alcol che mi dà la ragione. Santicchia, hashtag. Rivogliamo Santicchia. Allora fate partire l'hashtag Rivogliamo Santicchia. Ma no, ripensateci, va bene così. Allora, come non detto. Spietati. Poi Ciroigia dice: ragazzi, scendete all'Etna Comics a Catania. È troppo lontano. Troppo lontano. È troppo lontano, ragazzi. C'era venuto l'anno scorso, ma era edizioni. Quest'anno non credo che ci sarà neanche edizioni. È arrivato qualche insulto nel frattempo. Hai visto Gian Matteo Petteni che potevi andare avanti sbattendotene le palle? Petteni! Ma solo a me mi sparano quelli grossi. Non è che solo a te, uguale per tutti. Poi c'è quelli buoni e quelli meno buoni. Vedi un po' in che categoria devi stare. Ah, Ciro, ma l'ho fatto da solo. Ciro ha detto anche a voi ragazzi, quindi non so se riferirmi. Non vogliono Santicchia, rivogliono Pianesani. E Pianesani è morto. Pianesani ormai è diventata una stella. Per cui sappiate che l'avete talmente montato che per fargli fare le cose in video glielo devi chiedere una settimana prima e vuole i soldi. A me ha detto che passava, poi no, no, Siegfried dice no, porca miseria. Questo è arrivato a te, barone, ti posso invitare a casa mia, devo prendere una cosa da sopra all'armadio e mi si è rotto. Volentieri, volentieri. Carlo Campanile chiede: la remaster di Halo Reach sarà stand alone o solo per chi ha la collection? Non hanno,
non hanno ancora detto niente. Allora Rich non è annunciato. È solo Halo 3 che quanto è no, il ODST. Barone Halo 3 di settembre. Cos'è? Quanto è alto il barone? No, 91. 91. 1,91 m. Guarda, vado. Quello lì lo odio. Io te lo dico, fai veramente cagare. Lo odio quello. È quello lì grosso. Mollingar dice Pianesani si prostituisce l'hashtag. Esatto. Io ti voglio bene, ma fai veramente cagare, Gian Matteo. Un applauso di incoraggiamento a Gian Matteo. Che è un pro. Cazzo. Ma no, è che in realtà giocare in diretta con la gente che chiacchiera, no, ma è un casino, perché ma devi, sì. Cioè, un conto è sei chiuso in casa con le tue cucchiettine, eccetera, eccetera. Tua madre che ti chiama. Slayer Nabbo, dice Sniper Maggot. Tirosa con la Slayer continua a far cagare. È convenuto venire qua oggi. Ci ha fatto una reputazione. Domani c'ha gli inviti. Meno male, così oggi mi piano per culo. Salva Logan dice, ste ragazze per malose, che cazzo, ma per malose chi? Scusa? Ma che, ma scherzava su, sti stronzi, no ragazzi, qui di stronzi c'è solo Pianesani, ricordatevelo sempre. Ma povero maestro. Non so chi ce l'aveva. Poi leggi, insisti. Niente, sta una chiave che è successo. Sì. Che scrivo? Ma no, vuoi fare da Pierpaolo. Vai, leggi. Ah, salva Logan, una ragazza non mi parla più per colpa di uno, che cazzo c'entro io? Ecco, erano problemi personali, pardon. Vai, barone, dice Johnny PS4, sei un pro. È vero. È lui che porta sfiga, è lui. Ergut dice, barone, stai attento a prendere in giro Slayer. Aspetta. Che ti tocca controllare cosa bevi e cosa mangi per tutto il giorno. Le porto di là. No, non le porti di là. Ma è incredibile. Anto, stava guardando un video e fa... Oh mio Dio, ha aperto le paste! E è corso qua per venire tutta velocità. Infatti c'è uno che l'ha invitato a casa sua a cena, a Ponza. Ho detto, invito Matteo il barone, ho detto, guarda che se inviti Matteo per pranzo ci viene. È incredibile! Fa, oh mio Dio, le hanno aperto le paste ed è corso qui. Prendo una la panna. Io sono andando a mettere le paste alla panna. Ma portate poche, ma gli altri... Ma ritaccio con la panna. Se ne arriva niente. L'uomo medio dice, ma chi se ne frega, non so chi ce l'ha. La faccia del barone, me ne vado con le paste! Ma siete riusciti a sentire la voce di Vincenzo dal vivo? Dice io Mick. Certo, parla Vincenzo, eh. Dal vivo però? Sì, dal vivo parla parecchio. Sì, mi senziente. Però parecchio è un'altra cosa. Parla. Vabbè, parla però. Muove le labbra. Possiamo dire che non ha inventato lui Facebook. Perché non aggiunge, ricordatevi che non aggiunge. Ma non sono Johnny PS4 fa scusa barone, sei una cacca hashtag. È ritornata alla valletta, perché sei andato via da te? Ho portato le paste a loro. No, ma perché no, sei andato venire le cose. Ah, ok. Comunque qua vi disprezzano tutti perché dite le paste e mi fate venire fame. Cioè? Ma mamma dice siete talmente tanti che mi lagga il video. Troppi cazzo. Galvanino dice un amico giapponese con cui non scherzo mai, è molto sushi e tibile. Mamma Pedro Forever dice su Twitch è uscito il titolo multiplayer, gioca con pasta e Jack Daniels. Stefattone. Ah, sì. Vincenzo non parla e mette ultrasuoni riconoscibili solo dai cani. No, solo dai comunisti. Poi? È partito l'hashtag Gesù e Pianella. Gesù e Pianella. Pianella l'ho inventato io tanti anni fa. Il bello è che sì, adesso sì, anche... ho salvato, hai visto? Porca, ma come mai? Dr. Wu dice Vincenzo in realtà è doppiato. Nemeth Starling avrei fatto un po' una cazzata questa. No, sì. Ah, okay. Siegfried dice non fate bere sgara che deve guidare, troppo tardi. Siamo veniti. No. Perché non te ne sei andato? Perché se no con quello era più comodo fare tutto. Ho capito. Gian Matteo. Ma no, ma devo mettere. Gian Matteo perché ni muori sempre allo stesso modo. Ma era del whisky io, Snapper Maggot, momento cuoricini per me. Dai, grazie. Oh, bevi te. Bevo. Madonna, sempre non si vede niente. Tieni, Gian.
È per quello che devi prendere, ce ne sono troppi. No, è che io mi diceva prendi il controllo, ma in realtà siccome era impegnato. Tiro dice, io pensavo che Vincenzo fosse un ologramma creato da Rossi fan di Star Wars. Galbanino ha scritto... Niente. Piazza la granata. Ma sì, è che dovresti piazzarla e andartene, invece non esplode. Poi non esplode la granata. Non ce la fai, ce ne sono troppi. Non ma ti sei messo l'altro? Perché non posso? Sì, certo. Non litigate però. Scusate, mi sono perso perché il momento cuoricini? Perché la per Mago aveva lanciato un momento cuoricini per me. Grazie. Sta. Vedi, sono troppi. Però non so se è sempre così. Zitto. Gian Matteo, stai zitto. Guarda là. Le boobs hanno un potere mistico. È vero. Però leggete al tavolo. Porca. Ti giuro, peggio di Matteo. Ne ho trovati tre, sono tutti peggio di Matteo. Mettite qua, scusa. Non so che fa. Copro comunque loro. Ma che te frega loro? Devo guardare. Io. Guarda che se copri gli altri, mi sa che gli fai un favore anche a lui. No. Ma vai tranquillo. Leggi la chat a alta voce. Su. Vadi. E che cazzo Slayer quando parla? Infatti! Ma chi l'ha detto? Dice Siegfried M. Madonna. Però è vero! Oh, ha messo i manifesti che veniva qua. Dai. Poi non dice una parola. È lì che no, beve. No, e bevo. Quelli di Fastweb che mi rispondono dall'Albania, ma dai, sempre Salva Logan che si lamenta. Ma è ovvio. Momento cuoricini per le boobs di Pianella. Perché Mera e Sgarra non giocano? Dice io Mick. Non lo sei capito perché. Noi siamo non... ospiti. Sono ospiti. Loro l'ospite d'onore che doveva giocare. È... Io non ho le braccia. Johnny PS4, vai Barone, sei un pro gufata. Ma non è pro gufata. Già Matteo è scarso. No, no, è che dovete sapere una cosa. Io ho imparato che l'arma, più forte, che c'hanno i gamer è la lingua. Con quella sono fortissimi tutti. Poi dopo, no, Trix 180, ammazza se si è fatto carino Pierpaolo. E ovviamente non è una ragazza, peraltro. Questo è incredibile. Non so se è un'offesa. Vabbè, vai, ti lascio bene. Vai. Sniper Maggot, ma infatti, Mera, gioca un po' tu che Barone Slayer sono nabbi. Ma vabbè. Io leggo la romana. È che qui è impossibile. Sì, in realtà è impossibile giocare. Cioè, l'unico modo sarebbe riuscire a prendere quello. Non so che scrivere, quindi banana. Si diceva macca banane. Macca banane. Tu dice che non parli perché sei occupato a bere. È vero, guarda, sei già a scuola. È già finito tutto. Ah, scusa, Sig. Ha detto chi è cazzo, che significa buffo, simpatico in napoletano. Che cazzo, io non lo so pronunciare. Ah, no? Non è mica difficile. Poi? Vai dritto, mettendo che poi ne escono no, un po'. No, ti prego, io non voglio indicazioni da te su questo gioco. È vero, ho scolato pure l'altro piccolo Jack. Vuoi l'altro? Nessuna offesa, anzi. Ma chi sono sti due? Giustamente. Una risposta mirata. Però non è che si possono presentare in 10 minuti perché voi non avete visto a pranzo con dall'inizio. Per preparo il banner. Cioè, esatto, scaramucando. La terza è Mora, grazie. Vai. Chi l'ha scritto? Salva Logan. Poi? Ma non è Mora, è Mera. Kessen dice Sgaramutanda assomiglia all'attore di X-Men Hugh Jackman. Ma saresti Wolverine. Quante miopie? Quante miopie ti gestiamo? Ostia Wolverine. Più che altro cosa hai bevuto? Esatto. Il Jack Daniels che è avanzato. Guarda, Gian Matteo Petteni ha finito un altro bicchiere di Jack Daniels. Si è piazzato proprio là davanti. Petteni is drunk. Assolutamente sì. Oggi niente inglese, infatti. È vero, niente gameplay. Gameplay di te. Gian Matteo Petteni, you do cagare. What a shame. One per miseria. Veramente, guarda. Prossima volta porto my grandmother to play. It's better. The granny. È incredibile, ma non gli fai un... Però non ho capito perché. Ah, giusto. Razzo, con questo bordello. No, è perché. Galvanino dice: Slayer non riesce a giocare bene perché ha le mani unte dalle paste e gli scivolano le dita sui dati. Ha scritto le dati, scusa. Invece delle mani ho di 0 e 1. Quindi. Herbut dice: ma Sgarra, le cugine sono ancora in offerta. Alla grande, siamo arrivati alla mercificazione. Dice: la terza è Mora, anche buona, lol. Che? Salva Logan dice la terza è mo. Come cominciamo a parlare? La terza è mo anche poi, vabbè.
No, c'ho Marcelli, buongiorno. Hai visto come si fa? Loro signori sono Sgara, Mera Mera e Player, rispondo io al posto suo perché non parla. No, Ciroigio, allora, Mera, a che frequenza arriva la tua voce? Non lo so, scusatemi, questa è la mia allora, voce, mentre Gian Matteo Pettini niente. Beve e si ubriaca. Non è che urla, è proprio la voce mia. Il barone ha disarcionato due ghost e ne ma ha preso il controllo. Ma questo che è il 2, porca troppola. È il 2, è un mese che ci stanno a giocare. È vero. Che sta facendo? Fantastico. Siete perfetti così. Poi? Pedro Forever. No, non sono Ternana, sono de Roma. Romana de Roma vera. Sono romana. Allora, consigliaci un ristorante per il giovedì sera. Dove si va a mangiare? Ma che ne so, io vado dal giapponese. E basta, come? Romana de Roma va al giapponese. Vabbè, i butteri, ragazzi. Se vi piace la carne, butteri, dei butteri. È vero. No, ma dov'è i butteri? Ma per Magot, ma era si sta incazzando, non è vero. Che? Carne sulla pietra lavica. Cioè, top. Ma prima già ah, Salva Logan, dovevo dire che ho fatto rima, scusa. Ma scusami, Emma, RB. Ma è partito l'hashtag so di Roma. C'è sopra il lanciarazzi. Quindi tu... Ho capito. Ma non mi spiace spiegare tre volte perché... Io sono di Milano. Ecco, adesso hashtag ma so di Milano. Non ti preoccupare, Gianma, che arrivo più avanti di te. Allora... Ma che c'ha la Salva Logan, ho capito. Poi? Continua. Niente. Non è vero. Ciro Sagona, ma era andata ormai, abbiamo la valletta definitiva. Ma che... Poi? Lei è rimane una delusione, sta scherzando. Che Salva Logan, è di Roma, senti, è di Roma. C'è sta la garbatella dei Cesaroni, ma che te Cesaroni? È vero, è vero. Ma che... È vero, c'è la... Beh, garbatella è un quartiere benissimo. Scusa, ma questo... Che c'è? Uno ha scritto. Chi stai cliccando? Chi stai cliccando? No, perché? No, scritto. È morto. Perché sono morto? Cercami sopra sto pezzo, Gianma, però. Sì, sì, va bene, adesso mi guardalo. Cosa? Uno ha scritto scuola corsi Italian 2. Che? Italian 2. Dispulsa? Sì. Osso di Roma, volete osso di Roma? Oh, ma che volete Salva Logan? Pure tu, ma era, non è meglio un cacio e pepe o molto meglio del giapponese? Scusa, mi dice Ciro, giustamente, non è meglio il cacio e pepe del giapponese? Ma no, meglio amatriciana. Perché no? Mi piace il cacio e pepe. Pure a me, però è più buono. Ah, sì? Cosa fa un carabiniere... Più, sì, cacio e pepe. Allora, cosa fa un carabiniere in strada con un cucchiaio in mano? Bocca alla curva, mamma mia. Grande Gian Matteo Pettini, che dopo aver visto... Gian Matteo Pettini. Sì. Gian Matteo. Gian Matteo alla fine si è ricordato e si potevano disarcionare i ghost. Salva Logan dice, no, ma che figure di merda mi state facendo fare? Ma quale figure di merda? Esatto. Che lanciarazzi. Cioè, no. Bisogna beccare qualcuno. Bisogna sei il re, Salva. Ah, però Gianma in TV. Oh, c'è Teografia. Salutiamo Stefano. Stai, guarda che te l'avevo anche già detto, però. Nice. E quell'affare lassù non è il lanciarazzi. No, c'è uno con lanciarazzi. Non è il lanciarazzi. Questo pezzo è particolarmente ostico. Ma Halo 2 giocato a eroico è difficile. È stato Gianma Peo, Stefattone mi prende in giro. È meglio a Madriciano. Oh. Gianma Peo dice Siegfried. Oramai Gian Matteo non lo sa, ma c'ha un nuovo Gian nickname. Gian Matteo oramai c'ha un nuovo nickname. Sì, è rovinato, oramai non Gian ha più. Dicono se tu sei vivo o sei un ologramma, Rigunort. No, sono vivo. Ci trovo bene coi capelli lunghi, dice Teografia. Non so. Ah, ce l'ha con te, coi capelli lunghi. Con te penso, perché io... No! Bisogna pregare il ghost, vado io, basta, mi avete stufato. Purtroppo non possiamo vedere quanti... È un ologramma, dice Salva Logan. Parla! Di qualcosa! Ma guarda che sto a parlare! Quanti? Non si sa. Se non apri il canale effettivamente non si vede. Ma perché in te l'apri? Sì, se clicchi forse su Multiplayer IT si deve fare. Ma che ti frega? Tanto si guarda dopo, c'è le statistiche. Però bella chat. Mi risparmi la batteria. Ah, ok. E poi? Che sta quasi. Sto scherzando, tranquillo. Guarda, dai, che è una batteria solare. Spettini. Che si sta caricando. Grande Gian Matteo. Perché tu mi spara? Francese? Tu è francese. Slayer si è preso male, dice uomo medio. No! Ergot dice, occhio redazione, che Slayer è in silenzio perché sta deponendo le uova. Ghost Rider ti difende, dice, che deve fare? Deve ballare per mostrarvi che è vivo? Bene. Adesso salutano Teografia.
Ciao Stefano. Partita. Ciao Stefano. Siegfried dice: Slayer, non prendertela, ti vogliamo bene. Esatto, lo so. Esatto. Come già i canini Matteo. Abbandonati è partito l'estate la... già Matteo. Perché non parli? Non parli. Sgaramutante delusione dell'anno, viene qua per stare zitto due ore. Ciro Sagona dice: la chat oggi è piena di comicità non bannabile. Esatto. Vedi? Poi? Ah, eccolo lassù, perché non gli lanci lanciarazzi? C'è il lock. Ma non lo prende con il lock, prende solo i veicoli. Power of figa. Ma sei sicuro? Sì, sì. Per me sei scarso, basta. No, no. Ma vabbè. Cioè, è tre ore che siamo qua. Cioè. Galbanino dice, mi sembra di guardare un applanzo. Vabbè, queste sono... Sono ubriachi anche loro. Sono ubriachi anche loro. No, queste sono le tendenze del cinese. Mi sembra di guardare un applanzo con Bloodborne. È vero, però. Porca troia. Snapper Maggot dice che sei nabbo. Merci. Merci beaucoup. Poi? Bomber ti dice flop 2015. Nemeth Starling dice la chat di solito è calma, oggi c'è la figa ed è iperattiva il potere. È verissimo. Quanti viewers, ragazzi? Che non, non lo so. Posso, no, chiedo a loro. Dai ragazzi, diteci sì, quanti siamo. Sì, dice che ma prima per... vendi le tue cugine e poi le ritiri dal mercato. È vero, è brutto. Perché è tiratura limitata, ragazzi. Due so. Perché se la tirano, per quello sono limitata. Esatto, adottiva. Esatto. Ma voi vi siete conosciuti in chat, vi conoscevate già prima? Grazie a voi. Vi siete conosciuti? Grazie, chi lo sa. Poi magari litigherete a morte. No, con lui no. È impossibile. Ma è difficile che litiga con me, in base... Trix dice, ma non si può fare uno split screen di Barone versus Sgaramutante? Perché, poraccio, però Sgaramutante. Secondo me uno split stava dicendo, sbagliato. Ma quello è scritto slit, anche in questo gioco, no, Barone mi rompe il culo, sì, è grandissimo. Sì, 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 sì. Ma è molto Bergut dice che non sei venuto di tua sì, anche lì, attenzione, attenzione che Gian Matteo Petteni... in realtà è così. Gian Matteo Petteni ora ha vantato grandi qualità pure in molte... Pure in... Sono impegnati, vai dritto, che sono impegnati. Allora, a me, io i consigli li accetto pure, sono anche, anzi, super pro consigli quando... Starling. Porca miseria, bisogna trovare una soluzione, Gian Matteo Petteri. Sì, sì. Ma che... C'è qualcosa che ci sfugge, poi di solito, ho capito? No, se andare dritto non è il caso. Non lo so. Johnny PS4 dice, Barone, basta, fai il pro, sembra di stare in un loop distopico. Ammazza tutti. Ma che qui, a parte che oramai siamo ubriachi qua, quindi oramai è una roba di alcolisti, bisogna chiamare l'ambulanza. Basta con questo telefono, ci cioè, parli dopo, mamma. Saluta. Ma che mamma? Gioca. Oh, diglielo un po', poi che dicono? Pedro Forever dice, Slayer non sapeva nulla del live, è venuto lì perché ha sentito che girava un cabaret di paste. Carlo Campanile dice, spero che gli ospiti sui loro PC non abbiano adblocker attivo sulle pagine di multiplayer. Non ho capito un cazzo. Adblocker. Ergut dice, Mera rileggila, che devo rileggere Ergut? Sgara, mangia una pastina su. Ciro Sagona, Gian Matteo, dopo tutta la propaganda per il tuo avvento vorremmo qualcosa di speciale da parte tua. Ha ragione Ciro. Tutti alcolizzati, quindi sì. Salva Logan, ciao mamma di Sgara. No, era la mamma di Gian Matteo. Gameplay ubriaco, dice Gagli. Un po' sì. È lì che male. Stefattone dice, se Pianizzani viene a sapere di quanto è movimentata oggi la chat potrebbe venire stroncato dalla sua sindrome del pene piccolo. Ma, non è una, ma non è una sindrome quella di Alessio sul pene piccolo, è una, è una è un fattore di realtà, ah. Si chiama consapevolezza, si chiama. Ma no, non l'ha preso. Ma questo perché ha scritto questa cosa? Spero che gli ospiti sul loro PC non abbiano bisogno di blocca che è quella per bloccare la pubblicità. Salva Logan, io non ci ho capito un mito. Grande, mi piace quando prendi la mira così. No, ho cambiato l'arma per la prenderlo. Siegfried dice, togliti la felpa e mostra le tue villosità. Perché villosità? Ma anche no, per favore. The Doctor V dice, vero Slayer, ci hai fatto una testa che andavi in redazione e non dici niente. In effetti hanno ragione. Ma guarda, parla poco. Parlo poco, se devo giocare o gioco parlo. Ma pure lui sta a parlare. Lascia fare, guarda, poi allora, gioca solo. Noi uomini, chiede, cosa state bevendo Jack Daniels? Jack Daniels. Questo è il nuovo sponsor di multiplayer. Magari, madonna santa. La fornitura per un anno. Mi porto e vengo, mi porto questo. È la fine.
No, ma va bene anche la grappa in realtà, solo che l'avevo portata. Ma perché non c'ero io? Io non sapevo chi ce l'ha regalata, non sapevo se era qualcosa di speciale da tenere chiusa per. No. Lo so, che ne so io, a me non me l'hanno mica detto. Me la so trovata, tranquilla, verrà bene. Gaglions chiede che devi dire bene gameplay. The gameplay del flirt. Fra Original dice Barone ricorda la regola della L. Della L. Ah, Dio, ma sono 1,91 m, ebbene non la ricordi. Devo giocare sul fattore sorpresa io. Capito? Grandi aspettative. Lettera L, vabbè. Ma allora, no, sulla simpatia. L, questo qua, come si legge, dice: ma quanto sono simpatici gli ospiti, fatela sempre questa cosa e bevete di più se questo è il risultato. E ho capito, ma devono venire. E noi vi infatti. Più che invitarvi, che dobbiamo fare? Nacio Marcedelli scrive: mi ha chiamato d'urgenza Peppa, mi ha detto di salutarvi che sta guidando e non può essere presente. Ciao Peppa. Ciao Peppa, ma grande Peppa. Ma doveva lavorare. Io anch'io. Meno male che doveva lavorare. Salvalogan chiede se lo reggiamo, penso l'alcol. Sì. Sì, io poi. Certo. Dio mio. Non me ne accorgo. Io lo leggo. Cioè, ma infatti leggo, cosa no, sto passo io del bastarelle prima di casa? No, volevo dire una cosa al barone. No! Ho cambiato l'arma, poi accidenti a voi. Sei il caso che lo porto Alessio, no? Che cosa? Le Jack Daniel. Ma no, ma poi non è se, ma no, dopo lo chiamiamo. No, ma se vuole viene lui, che cos'è? Scusa, vabbè tu. È la principessa Giorretto 91 chiede: ma posso arrivare gli atterni col cibo ma senza preavviso, no? No, senza preavviso, no, più che altro mi dispiacerebbe per te, perché se non preavvisi rischi di non trovare nessuno. Appunto, avvisa il barone. Esatto, avvisa il barone che io anche se Bamber93 parte l'hashtag basta passarelle. È vero, ma non sono veramente Veramente se ne sono mangiate poche. Scusate. Di solito c'era Blonde Silvio che veniva, che portava la carne. A Giorgio Brazov dice: la voce della signorina mi ricorda Veronica di Magire in cui faceva la televendita oggetti di più a frutto forzo. E mi dispiace, ma spara, io questa voce. Incredibile, questa devo cioè, dire, cioè, ti giuro, io pensavo a te come uno di guarda, ci fa finire Halo 2, invece ora però basta, un attimo di silenzio, dai su. Perché già Matteo abbiamo capito che non ce la fa superare sto livello, quindi devo superarlo io. Rigunort dice comunque la ragazza mi fa morire per attiva sorride come un coglione. Full Metal Gabbo, gameplay di alcolismo. Quali pastarelli avete comprato queste? Ma non le vedo, non le vedo, non so, guardate la telecamera, no, non le vedo, non le vedo, non fatele vedere. Così, eccole. Sì, sì, inchina. Ma mi casca. Ma no. Siccome che pensavo di essere in ritardo oggi. No. Se l'alcol pesa 180 kg è difficile leggerlo, dice Giorgio Braggio. Però devi leggere più forte, non ti sento. Sì, ma perché? Questo non l'ho capita proprio. No, non te lo do il pad, basta. È troppo scarso. Io offendo. Salta un giro. Vado in prigione. The Doctor V dice: già Matteo genera imbarazzo come Piane Sani? No, perché? No. Il piano è proprio una roba impressionante. Incenerito. Ergut dice: ma con Slayer in giro controllato ogni tanto se Jacopo non abbia un coltello nella schiena bianco impiantato il curriculum di Giamma. Jacopo uno tosto, si sposa a giugno Jacopo, ragazzi. Oh, sì. Grande Jacopo. Auguri. Ma giovane, quanti anni c'hai? È giovane. Bomber 93, Mera dopo i primi silenzi è partita a raggio, l'alcol c'entra qualcosa, no? No, figurati. Tallone da culo dice il barone. Il barone si è rotto le palle. Allora Ciro Sagona, incredibile! Dice, Slayer non hai scuse ora per non parlare, raccontaci qualcosa, infatti, parla, esatto, raccontaci qualcosa, sei l'ospite d'onore. Tipo il trip che hai fatto da qui a Milano. Ah, Mizzeca, ho fatto, ieri sono partito. Mi sono fatto 10 ore di treno. Stefattone fa una domanda a Jacopo, senti Jacopo da qua? Forse sì, non so. Senti? Vai. Stefattone ti fa una domanda. Uno chiede, ma parla qua, tua, ora ti sente, parla qua. La tua fidanzata lo sa che ti sposi? Sì, sì. Ha fatto tutto lei. È consenziente. Ora io questo non lo so. Però sì, lo sta morendo. Addio, è morto. Nacio Marcedelli dice a pranzo con Mera la dislessia, ma perché sto vai tranquillo. Guarda!
No, che meraviglia. Rigunort dice: mi fai ridere perché sta a fare un bordello e tutti ne sono vittima. Ma boh. Dai, vai, vai, vai. Era partita tanto fieta. Questo è il... No, Giamma, vattene via. Giamma, vattene via. Andando via. Non stai andando via. Devi andare dall'altra parte. No, di qua. Ah, di qua, sei sicuro? Sì, c'è scorciatoio. Octavarium scrive: bravo. Tra poco anche Master Chief inizierà a dire: oh, vedi, si alieni del cane. È vero, perché... Poi? E mo? Pedro Forever chiede: farete una live del matrimonio? Non credo, non ci invita neanche. No, 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 fa, eh. Perché non deve gestire pure la live durante il suo matrimonio? Fa Consuelo fa la live dell'addio al nubilato. E Jacopo si incazza. Jacopo c'ha tre cose che non gli puoi toccare. La fidanzata. No! Sniper Magot, no, vabbè ragazzi, purtroppo devo andare, siete straordinari, ci si becca prossimamente. Ciao Sniper, alla ciao prossima. Tesoro. Ciao, poi? Niente, saluta Sniper. Itachi, un FPS speciale, matrimonio di Jaspopo. Jaspopo. Guardate che già Matteo... Ciro Sagona dice, ma come, non vi invita? Beh, come quello di Pietro, no? Non lo so, mi pare. Pedro Forever, farete almeno una recensione del matrimonio? Ma non so, faremo... Dice di sì, da dietro le quinte. Ride Jacopo e dice... Gaglions, brava mera, ci vuole un po' di figa in redazione. È vero. Siegfried dice... È vero, Matteo, non basta una più. Live mentre cercate di cacciare Slayer dalla redazione. Ci proviamo. È un boss. Facciamo. È il boss finale. Ti può sparare Carlo a questi, Campanile, non pare molto. No, aspetta, fagli fare flood e poi rispondi. Cyberlink 86, Barone, domanda off topic sul contest Wii U. Il video può essere montato o deve essere senza tanto tagli? Ho salvato prima. No, no, magari montatissimo, c'è. Fate quello che vi pare. Montatissimo. Allora, già che ve lo ricordo, appunto, abbiamo questa fantastica iniziativa con Nintendo, concorso artistico, in cui in pratica dovete raccontarci la vostra passione per il Wii U con un video di massimo 40 secondi da caricare o su YouTube o sul vostro profilo di Facebook. No, no, si è comprato la casa col denaro dall'altra parte. Perché? Riku Nord chiede, ma è vero che Pianesani dopo il successo è scappato in Svizzera col denaro di Dying Light? No, no, si è comprato la casa, si è comprato il pacchetto da 250.000 sterline di Dying Light con dentro la casa. In realtà quando fanno questo cose sono tutte pedine nelle mie mani, sappiatelo. C'è la piramide delle Seychelles. Trix dice: dopo il matrimonio Jacopo fa il provato. Mi sente? No. Devi parlare il microfono. Deve montare, capitemi, deve montare il provato. Barone, senza farti sentire da Jacopo, com'è la moglie? Molto carina. Capito, Jacopo? Ma Jacopo è un bel ragazzo, cioè, diciamola tutta. Jordan 94 dice: certo che ora la ragazza non smette più di leggere. Sto qua per questo. Esatto, gli ho dovuto rompere le palle per mezz'ora. Finalmente lo fa. Niente, Galpanino. Non c'è più. Galpanino. Ma perché canta così? Ho capito. Allora, bisogna aprire il canale. Apri il canale. Come fai? Salva Logan, va via. Ciao, ciao ragazzi, Salvo. Alla prossima. Ciao. Ciao Salvo, alla prossima. Perché questi sono più duri a morire di quelli incontrati finora? Perché prima stavo lottando col Tud. No, non hai capito. No, non sto parlando. Come? Sì, sì, stai spremendo il suo odio. Beh, un altro goccetto. Ah, ma sì, dai un altro goccetto, sì. Cerco un po' il barone. Poi. Ah, ma tu vedi. Io ho visto un checkpoint devi... superato, eh. No, va benissimo. Ma smetti, non cominciamo, eh. Poi. Dai, perché non leggete? Purtroppo è. Io do dei consigli, non dire cose. Io ti consiglio di non dire nella nostra chat roba tipo perché quando lo prendo io, perché succede di tutto. Consigli per l'uso. Poi? Questo si vede anche una mezza Riku, no, ma la figa in redazione è il primo segnale che Pianesani ti ha comprato un multiplayer. No, semmai è il contrario, guarda. Che se ne è andato. Dottor Who dice: Slayer, prossima volta preparati un copione. Ma non è vero, Gian Matteo in realtà è un gran chiacchierone, però timido. Non sono timido dal vivo. È che o mi concentro sul gioco o parlo. Ma non stai giocando a un neurone, ciao. L'uomo ha un neurone, quindi si deve concentrare. Adesso concentra un neurone per parlare e quando ti darà il pad lo concentrerai per giocare. Ma a casa mia per la prossima live. Ciro Sagona dice: la figa sta a Pianesani come il cibo a Santicchia.
No, Santicchia mangia, eh. Appunto, forse è per quello. Tieni, va. C'è il checkpoint a un metro prima. Un metro. Un metro. Sì, sì, sì. Esatto. Un metro. Poi? Cioè, è veramente due tariffe. E basta. Oh, madonna. Fermatela perché consumate banda. Ma cosa sei, in 3G o hai usato il wifi? No, il wifi me l'ha appoggiato Matteo. Te l'ha appoggiato Matteo. Matteo gli ha appoggiato il wifi. Ma già Matteo che ti ha appoggiato. Mi piace come scelgo le parole. Niente. Io mi faccio appoggiare, dai. Ma non ce l'ha uno stop? Ma tipo, come ti vai appoggiare? Non mi faccio appoggiare. Niente, ho fermo. Ho detto una cosa ambigua, ho capito male io. Ma no, guarda lì c'è il coso, vai. Ti giuro io. Già io... Matteo! Ma porca miseria, ma. E non è morta! Allora, Stefattone dice oggi Twitch ha curiose similitudini con Netlog. Siegfried, Pianetania e il Duke Nukem reale. Chi Dark Vampire. Ciao ragazzi, vado ad accompagnare il Pierpa dal parrucchiere. Buon proseguimento. Vai. Ripeti, te sento. Basta, fra Original, grande Jacopo. Cake. Peccato per quel problemino con l'italiano. Qua tutti tanti. Mamma mia, oh. Qual era il problema con l'italiano? Non lo so. Poi quale Jacopo? Jacopo, penso. Ce ne sarà uno solo, forse? Beh, lui, però in chat di solito c'è anche Jacopo. No, ma Jacopo. Jacopo nelle chat di Alo non le guarda. Perché è un super sonarone. Ciro Sagona dice: se in pausa caffè Gian Matteo non parlerà più no, parlo dalla chat caffè per 3 anni, ok. Il porcellino, ragazzi, ma state ancora a bere? Sì. No. Gian Matteo si è bevuto mezza bottiglia del Jack. È vero, è incredibile. Vabbè, ma le serate quindi ne le facciamo. Ma, fanno qua. Ma le serate qua non le facciamo. Ne porterò un altro. Quello al miele mi piace. Sì, sì. Buono, buono. Come mai sei così esperta? Lasciamo perdere. Il fegato ne risente. Sai che secondo me te ne devi fregare, Gianna. Devi cercare l'uscita e andartene. Metti la grafica. Poi? No, dall'altra parte. No, devi prendere il 6. Questa è la grafica del Aiaia Brazzo. Guardate come Slayer beve con il mignolino alzato che era. Cosa? Era un, credo che Aiaia Brazzo fosse un maratoneta tipo. Ah, tu dici. Ah, però ho appena detto sicuramente una stronzata, come spesso mi capita. Ma no, tipo Albanino dice: sono sceso a comprarmi un vassoietto di dolcini, mi avete fatto venire fame. Tanto ormai non lo usiamo più. Esatto, non lo sarei più. Octavarium, bere il Jack Daniels con il bicchiere di carta e il mignolo sollevato, la classe prima di ogni cosa. Dai, metti la grafica odierna, vai. Ciro Sapona, quando veniamo noi terroni in redazione vi portiamo qualcosa delle nostre parti. Limoncello vi garba? Ci garba tutto, vai tranquillo. Io volevo portare... Cosa? Ma whisky l'amaro, va però... È che whisky va benissimo, ma... No, per l'amor di Dio, ma cioè, non dovete farci regali così preziosi, cioè non ha senso. Un conto se te li regalano come me, però. Dai, su, c'è un pensierino. Ora. Matteo scherza, fa l'avito, ma non è vero, gli facciamo un cavolo lo stesso. Cioè. Ma lo so, no, non è dai, lui, è Tangelo. Ma non è brutto. Quello posso sperare. Quanti ne arrivano? Minchia ragazzi, questa volta porto mia nonna, cioè Matteo. Bravo! Ma ne arrivano a flotte? Ho capito, ma non è possibile. Ma tu che difficoltà giochi? Questa è eroica. Questa è eroica. Ma tu di solito? Leggendaria. Hai visto? Però a casa da solo, bello tranquillo. Però almeno adesso sapete come funziona. Cioè, il discorso è che giocare a casa è una cosa. Qui che rispondi alla chat. Ma quello me lo sarei venuto io al tuo conto farla sì, casa mia con la chat. Io, verità, io non ho seguito per niente a gioco. Visto solo lui che muore. Vabbè, ma anch'io. Però ti puoi anche scrivere, eh? Sì, infatti, cioè, a Giorgio, Giovanni e Giacomo. No, Ghost Rider dice: avete mangiato prima di bere tutta quella roba? Io sì, pensavo fosse un maratoneta. Sai che? Allora, no, magari ho detto una stronzata, mi pareva che... Bomber ricorda l'hashtag Gianmappeo. Grande Gianmappeo. Un uomo segnato dalle sventure. Ci hanno rivelato. Dottor V dice il bello sarà far passare le cibari all'aeroporto. Vabbè. Vabbè, che problema c'hai? Metti tutto sotto vuoto. La nave, se ti fanno stare. Anche se non mi segui con la bomba sulla testa.
Rhaegar dice solo quando c'è il barone. Sì, vabbè, ciao. Solo quando c'è il barone si vedono ragazzi in redazione. A posto. Cosa gli farà male alle donne? Porca put. Sono troppi. Poi? Galbanino, si capita che salgo, ragazzi, ti basta a prendere. Perché Galbanino, di dove sei? Che dice? Ricunort hashtag ripianesani, perché? È morto. Poveri. Ma noi ce l'aspettiamo da un giorno all'altro che muoia pianesani. Ah, sale da Palermo, è di Palermo, Galbanino. Allora vado a salutare su. La redazione, vale. Cioè ti giuro, Giamma, cioè ti giuro, ma. Sei scandaloso! Devi andare! Incredibile. Ma non è colpa mia se ce ne sono 30.000, cioè. Ho capito, ma non puoi durare 30 secondi. In realtà lui gioca la difficoltà santissima. Ciro Sagona, il mio problema per venire in redazione è che ho bisogno di un posto dove dormire. Letto in redazione è libero per una notte? No, non c'è. Stefattone dice guarda, riesco a sentire l'emanazione ormonali del barone fin da qui. Ma perché? Ma che ne so? Ma perché ho questa brutta fama? Uomo medio, ma Pianesani si fa di cocaina, parla solo di quella durante le sue dirette. Si è fatto di cocaina per tanti anni. Ora non c'ha più l'età e i soldi. Pedro Forever, Mera hai preso confidenza con la chat. Complimenti, a fine live che leggiamo lettrici ufficiali. Vai, poi. Non muoiono. Non muoiono. Attenzione, osservazione di Gian Matteo, che ora delle 14.24 non muoiono. Che dire? Benvenuto nel mondo di Halo. Già li abbiamo tediati per un Ciro, no, divini la tua, un piano esami, dice Dr. Bu. Vabbè. No, non gli conviene. Stefattone gli dice che c'è l'angolo dove dorme Perry. Perry non ha l'angolo, ha la cuccia. No, ma io non volevo dirvelo, ma hanno tutti una casa. Gaglions sono... dice Gian Matteo è comunque più divertente di Favij. Questa è una notizia importante. Io me ne vado. Chiunque odia Favij. Ma noi venivamo di qua, Giamma? E mi sa di sì, sì. Sei sicuro? Sì. Rhaegar, il barone è il maschio alfa andare, della redazione. Andare, tutte capito. Vogliono procreare con lui per avere una prole forte. Una prole altro. Vabbè, sarà alta, forte e barbuta. Ha scritto a posto. Ma che è morto? È morto o no? È meno male. Allora, apriamo così. Sì, sì. Che dice? Niente ancora. Ah, ma non puoi mugugnare leggendo la roba con cui no, sei d'accordo. No, perché si è corretto che aveva scritto altra, poi ha messo asterisco. Trix, Perry è giù al comico. No! Tieni, Giamma. Stefattone dice, Gian Matteo in pausa a caffè lo troveremo piegato sul cestino a vomitare l'anima se continua a bere così. No, no. Hai smesso? Non è vero. Non preoccupatevi. Galbanino, barone uguale Leonida. Pedro Forever dice date uno schiaffo a Sgara che si rivia. Ai ai e Bradorf, un porca puttana, cioè, per Slayer. Porca puttana, come direbbe Lino Banfi. Can't play di porca puttana. Madonna dell'incoroneta. Porcellino, avete mangiato prima di bere? Sì. I ragazzi no, devo dire la verità. Potreste mangiare un po' più di pastarelli. Ricunort, Gian Matteo fra un po' sbratti, live impennata di views. Se tirate uno schiaffo a Sgara esce la polvere. Ci sto È vero però, È finto, è un cartonato in realtà. È il cartonato che ha portato le paste. Avevo preso anche il lanciarazzi, porca miseria. Cioè veramente pessimi, È incredibile, non abbiamo fatto neanche un livello, un'ora e mezza. A parte la fine. No, un livello dell'altro. Ma io credo che sia. Dai, che li ho fatti fuori. Questo credo sia l'ultimo livello. Uomo medio dice fa cagare, non so con chi ce l'abbia. Porcellino, bere affamato vuoto non è saltare. È incredibile! Gian Matteo, sei un pro. Sì. Pro nel senso dell'onomatopea della scoreggia. È un pezzo. Sgara dice Rhaegar, che tipo di pasta hai portato? I pasticcini. Questi. Allora, c'è l'SD. C'è un po' di roba. Airboot dice, ma a me era tutta salute, in che senso? Non hai capito. Mi sei piaciuta. È contento di averti qua, diciamo, via. Parafrasando. Parafrasando diciamo che gli sei piaciuta.
No, via. Sono troppi. No, aspetta, via. Lei non silenzio. Sì, Rosagona dice levate il pad a quell'uomo. A chi ti riferisci? A Matteo o al barone? No, beh, qui è difficile. Però devo dire, sì. Cioè, bisogna dire che quando si va avanti è fra i mille casini, il pad in mano ce l'ho io. Che devo dire? No, prima sono detto io. Stefattone, lo scopo di Gianmatteo è di elevare la nostra autostima come giocatori. Non niente. Bene, allora ringraziatelo. Infatti lo stanno facendo. Riprendolo. Non è vero, lo insulta e basta. È un modo come un altro per ringraziare. Che fortuna. Stefattone, tipo Pianetani, dice Ciro. Raigar, la bestemmiuccia in live alla prossima morta, quanto è quotata? A 8.5. Madonna santa, però è incredibile. A 3.2, famo. A 1.50. Fai 1.50. Ciro Sagona, Gian Matteo, dai, si sa, posso prenderlo in giro ora che non è in chat. Hai paura, eh? Puoi rispondere, questo è collegato. No, ma col suo account. Vabbè, ci sono Gian Matteo. Sì, sì. Questo è... Stefattone, grazie Gian Matteo per essere così scarso. Non migliorare mai, ci sta andando no. Sono scarso qua, sono scarso. Ah, poi? Poi pure a Bloodborne però, Ma cosa dici? Ma cosa dici? È vero. Che sono morto no, vabbè, 5-6 volte, basta. Poi? Comunque i giochi ti difficili... Ti ricordo che io ti posso bannare, dice Ciro, ma con chi ce l'ha? Con me. Con te? Il remoto. Perché io stavo così? Ha detto santa, manca poco la bestemmia, mi sa. Di questo passo il gioco lo finiranno nel 2013. Ciro dice, se te la prendi dimmi che smetto. No, no, continua, te ne frega. Però così stai tornando al livello prima. No, no, è qua. Regar, so scarso, che veniamo da Xbox Hater, ma con chi ce l'ha Xbox Hater? Perché ci sono due pezzi che sono uguali, qui, non, è ma... quello che non capisci più niente. Ah, ecco, no, ma lui che non cosa? È Xbox Hater. No, no. Ma chi? No, assolutamente. Cominciamo queste cose. Com'è che avete conosciuto multiplayer, ragazzi? Colpa tua. Io colpa tua, perché? Ma Rigo Nort dice, ma è vero Xbox che Live. Ah, cioè, perché ti viene al conto. Weekly su Xbox. Poi vabbè, lo seguivo, ma non seguivo. Tutti noi. Ma è vero che Pianetani non c'è perché viene al Comic Con vestito da Rocco Siffredi con la nerchia fasulla. Con la nerchia fasulla. Peppinus, sono appena arrivato, chi siete? Presentatevi, salutate Peppino se ripresenta. Aspetta, Raigar dice, scarso qua perché in redazione non hai cheat. Ma che cheat? Sì. Ma i cheat non puoi anche più usarli. C'è un cheat engine per X1? Non sono ancora usciti. C'era per 360, ho visto. Ma lo vedi, però non muoiono mai. Ai ai e Brother dice, secondo me Slayer quando sta a casa mette video di gameplay di Halo, prende il pad e dice sono troppo bravo a questo gioco. No, no. Fatto una volta e parla già Matteo viene interrotto, chiedo Venia, parla. Ma che cosa devo parlare? Vogliamo esatto. Ma qualcosa mi sembra, dire. Mi sembra che i fatti parlino per lui. Sto fa il monologo. Porca puttana, ragazzi. Hai visto qual era la strada, Giamma? Ma è dove ero andato io? E poi no, sotto arrivava. No, la parte opposta. Ma guarda, se tu vai avanti, poi guarda che è quella. Guarda. No. Che cosa? Ma che la distanza di aggro è automatica? Cioè, una volta sì. Che ti vedono... Sei morto, sono inflato. No, no. Come Matteo sono non c'è morto. Niente, cioè... Io me ne vado. E che da dove stavo da dove ero andato io? Guarda adesso dove esci. Attenzione. Vedi? Ma mi rivedo qua. Mi ferita. Non so se è la pezza. Io che indico. Come da buon italiano. Però il fatto è che se non li ammazzi non superi il checkpoint, per cui. Quello sì, quello è il problema. Che cosa si ammazza? Carlo Campanile, Flood rompono tutti e quattro un dialo. Sì. Hello. Nel quarto no. Nel quarto. No, ci sono in un pezzo, se non mi sbaglio. No. No, non mi ricordo neanche più. Talmente non mi è piaciuto quell'alo. Ci sono i Promethean. The Doctor Who, di cosa devi parlare? Fa monologhi, non so chi ce l'ha. Ah. Non lo dico. Senza fucile a pompa. Erdut, dai, fatelo vincere Slayer o passa il video. Sì, il viaggio di ritorno a frustarsi la schiena. Cosa frustarmi la schiena? Wow. Ciro chiede se puoi leggere.
Però facciamo che appunto ormai Halo si andrà avanti la prossima settimana, perché Rico questa... Rico mi vuole come doppiatrice di Cortana. Appunto. Ciro, ma... cioè? Perché bello, dovrei leggerlo? Per culo, no, perché? Ma perché? Ma perché dovrei leggerlo, Ciro? Ma spiegamelo così lo leggo. Ma per fatti parlare... Cioè, sembra, così sembra, cavolo, come Ghost Rider, io vado a lavorare, ciao a tutti, e trattate bene la ragazza, non fate morti di figa, grazie. Oramai è troppo tardi, sono due ore che non fanno altro. Regar, dovete cambiare il titolo in a pranzo con Dark Souls. Almeno parla un po', lo vedi che avevo capito le intenzioni di Ciro, dai, leggi. Ma io parlo. Chat. Qui però abbiamo un problema, cioè non riusciamo ad andare avanti, io non volevo dirlo. Influenzate Gian Matteo. Incredibile. Ma è di là, ce ne sono troppi. Di là a destra. Di là a destra o sinistra. Che altro, cosa assurda, allora, è che appunto. Leggi. Ci sono i guardiani che appena ma ci vedono. Ma chi è che sta dietro il barone Paolini? Intervieni. Paolini. Saluta. Lei non parla e gioca da schifo. Se dovesse tornare come giocherebbe? Pedro gioco da schifo, ho preso perché troppa confidenza e mi devo dare una calmata. Io non posso far Mimo. Mimo. Ma Slayer, Gianmatteo, ti ho passato questo per leggere e non hai letto nulla? Ho letto una frase. Ma leggi però. Ce ne so troppo. Ho capito, leggine una, Dio dai, mio. Dai, leggi. Andiamo in fondo. Allora, Name dice che... che vi lamentate che io non parlo, ma appena parlo rompete le palle. Qualche parola. Ma dai, però vedi, ho quasi subito, continuo a leggere. Non sono abituato. Ma quello dietro me era sulla finestra un ragno, dove? Ma tu ce l'hanno con te? No, era mio. Vorrei capire. Layer ti giochi tutto un po' sulla tappa, dice Dr. Wu. Ah, dai, sì, leggi sì, un quello pochino. Sì. Ti saluta il porcellino. Ciao. Ai ai, e Brothers, sgragno mutante. Sgragno. Oh, sgomma mutante. Questa la leggo io. Sgara sembra l'uomo che sta nell'ultima fila del cinema cazzo. Porno. Dice Herbut. Sgara mutante detto il ragno da Gessen. A me dicono che ho preso Patches. Troppa confidenza. Ho fatto un mezzo spoiler. Niente, no, andiamo avanti. Maremma puttana. Tutti capiscono. Ho pulito quasi tutta la stanza, no, non te lo do. Uomo quasi. Medio, Slayer anche dopo aver bevuto non riesce a parlare, depressione livello 10.000. No, non sono depresso. Vabbè. È l'anima della festa. Mamma mia, cioè. Galbanino, sgara come vecchietta candiera. Ragazzi. Che torno d'indietro. Esci da un attimo, purino. Sgara come vecchietta candiera. Guarda e contempla. Aiei, e dice fa vedere le manine. Quando hai detto fa vedere ho pensato veramente il peggio. Conoscendoli. No! Che non ho le braccia, ho solo. Adesso deve giocare Gian Matthew. No, basta. Gian Matthew. Dai, fate giocare. Sgarra, esci le mine, dice Radar. ma questo non fate bene. The Doctor Wolf tag Maremma puttana. Vorrebbe. Sarebbe distante. Sì. Momento inizio. Cuoricini per quello dietro. Quello, sì. Ma quello dietro. Dietro di noi o dietro al vetro? Vabbè, ma scherzava dietro. Doctor. È un hashtag simpatico. Maremma puttana, vedi, infatti l'ha detto. Dai. Hashtag no, dai, giocate, do... giocate, hashtag guarda, dai. Cuoricini per sgomma. Per sgomma. Name e Starling, io proporrei l'eliminazione degli Amandola Brothers e scambiarli con Sgara, Mera Slayer, ma Forelli, sono tanto simpatici. Infatti. Io ci vado d'accordo. Meno male che non ci litighi. No. Ma sono bravi, sono bravi. Infatti sono bravi. Galbanino, Sgara come Bob, non ha le mani. Porca puttana. Hashtag la, non si scrive così però. Con l'H. Io non so veramente che pesci prendere. Super Caesar, il barone è il più grosso di tutti e gioca solo lui. Mi sembra corretto, legge della natura.
Rhaegar sembra uno dei detenuti dell'ISIS. Mi sa che ce l'ha. Anche il cartello. Ma da quanti parolacce. Sakoi, chi è che dice parolacce? Io leggo quello che scrivete. Aranne Piperno, ma il cartonato dietro è di Roma? Sì. Sgara mutante di Roma. Ciro Sagona. Slayer è tipo Sheldon. Com'era che deve spiegargli il sarcasmo? Penny, Penny e Sheldon. Penny. Volete vedere come impazzisce la chat, cioè? The Dr. Buslayer, ma sei venuto in modo? Che è quel cazzo? Quello del Master Chief. Esci da questa chat. Dillo, esci. Di qualcosa. Esci. Non, non ti meriti di restare qua dentro, esci. Gara, di che quartiere Chiadaronne Piperno? No, provincia. Io sono provincia Lotta. Nacio Marcedelli infatti dice: non tradire le tue origini, sei di Monte Rotunno. Yeah. Plagio, you speak the English. Non so che. Non so Marimma che. Marimma miseria. Metto cuoricini per la figa. Dice Rigunort. Io leggo quello che scrivete. Brava. Puntata censuratissima. Porca miseria. Rhaegar, sono... Sgara ha scelto il lato oscuro del giocatore. Guarda la gente giocare. No, quello è il piano. Plagio, you speak burrito. No, you're not Mexican. Mi arrivo. Burrito. Poi? Qual è il vostro programma preferito? Il mio è Master Chief. Ma questa è ormai divenuta. Ma il Master Chief. Guarda, certo, guarda questa merda, non me lo gancio. Master Chess. Oh, ce l'abbiamo fatta, porca puttana dell'Eva Maia. Ciro Sagona, guarda che adesso ne arrivano altri. Come ti pare? Intanto la stanza l'ho pulita. La console è mia, quindi gioco io. Che? Ma Ciro dice, no, barone è come quando indietro vengono gli amici in casa. No, il barone è come quando vengono gli amici scarsi a casa. Il casco di Slayer non è di Master Chief, dice Pedro Forever, è quello di Master Chief. Master Chef. Oh, che battuta, mizzica. Master Chief viaggia in Lambretta, dice a Gheghe. Ancora, ma ancora. Highlander. Porca miseria. L'ultimo. Capito. Allora, Gheghe chiede una domanda per il barone Jacopo. Perché nel torneo tutte le parolacce sono state censurate, ma il Maremma puttana del barone no? Come mai? Perché io posso fare il che mi pare. Non so se perché ha un ascendente su Jacopo, però non si dice quale ascendente. Rhaegar dice: come assortimento assomigliato a Guardiani della Galassia, per favore no. Perché non ti è piaciuto? Io sono Groot. Io sono Groot, era il personaggio più bello. Rhaegar, Sgara, io sono Sgara la Groot, vai. Dillo. Ma non guarda, la Groot. Io sono Dara. Ma guarda, sei morto alla Gian Matteo. Sì, no, Gian Matteo, ho pulito 60 stanze. Il problema è che non c'è il checkpoint, capito? Tocca rifarlo a te. Beh, Gian Matteo, trova il checkpoint. No, ma fregatene, fregatene. Baroni, stile Mussolini. C'è il ho smesso. Ha smesso? No, è che volevo riuscire Barone a pulire. No, volevo io riuscire. Io posso, tu no. Volevo riuscire a pulire stanza, ce l'ho fatta, ma non c'è dato il no. Cioè, capito perché? No. Perché non mi dai il pad? Per favore, fallo giocare di 30 secondi. Perché... prende in mano e muore. Cioè, perché non lo fai giocare? Ma perché faccio la corsa e Ciro Sagona dice Gara sta seriamente diventando il mio idolo, mi devo preoccupare? Non lo so. Può darsi. Ma cioè, ci sono persone a cui piace Justin Bieber. Mamma mia! Che prima mentre stavamo mangiando c'era no, un servizio di studio aperto su Justin Bieber. No, c'era di studio aperto, quello è proprio. Qui secondo me ti devi fermare e pulire. Fermati qua. Ecco, bravo. Basta. Mi sono fermato. È colpa tua, è colpa tua, eh. Ma girati. No, mi sono fermato per recuperare la vita. Sì, ciao a tutti, vado, buona continuazione. Ciao. Ciao, alla prossima. Poi? Trix, a pranzo con figure game ai videogiochi. Rhaegar, ha fatto parte l'hashtag Gesù Sgarra. Quest'altro è il Hitler, ha fatto parte di campagna. Annatelo. Pedro Forever, sarete donna presenti anche a pausa caffè? Noi sì, noi loro sì. Sì, io no. Sì. Io no. No, del barone sì, però il cartonato e basta. No, perché c'ho da lavorare. Claudio ragazzi dice, io proporrei di mandare via il barone per gli ultimi 10 minuti e 3 ospiti davanti a fare casino. Perché invece finora si sono peritati. Ah, sì. Leggeratissimi. Ragazzi, fino adesso si sono vergognati. Barone, donna delle pulizie. Ma perché? Massimo.
E questo? Questo era incredibile. Secondo Ban, che aveva scritto via The Name Starling, aveva fatto un po' di... Ma perché, scusate? Io non riesco a capire. Poi quel bug che si è entrato proprio per... Ma no, è che dovevamo fare... È vero, puoi stare invisibile! Regar, Masgara almeno in pausa caffè esprimerà un'opinione. Comunque mi hanno sempre la lamenta, se parli troppo non te sopportano, parli poco e te sopportano poco. Non hai problema. Non è problema mio. No, non hai problema, non c'è problema. Io lì detto lì. Ciao bello, non è problema. Ciao bello, 5 euro. Prova a diventare invisibile. Sono invisibile. No. Allora, era scarica. Ricarica. Ricarica. Vai. Super teaser, Zara e lo slender. L'ho presa, ma se ti colpiscono va via. Mancano le braccine quelle là. Nulla dal buio. Un bello smogging. Infatti, non manca quello. Una sacca di aiuta in faccia. Ma basta, scrivono poco. Dai, spronagli, digli qualcosa, fatti parlare. Incredibile sta cosa. Galbanino, fatevi una foto mentre toccate la pelata a Pierro, sempre desiderato farlo. Ma perché? Vieni a farlo. A te dicono sei come l'uomo nero. Non è problema mio, citazione special one, Murigno, pure qua. Mira il dito, sgara e stessa a te, dice Regar. Pedro Forever, sgara è buggato. Ma hanno detto che prima della pausa caffè rilasciano una patch per farlo commentare. Chiedono se sei della Lazio. Eh? Anche no. Io sparo. No, tipo, papà è della Lazio, non posso essere della Lazio. Papà è da. Ops. No, neanche lì. Cioè. Dai, già Matteo, raccontaci qualcosa. Per lo spettacolo calcistico, via. Okay. Named Starling, io voglio toccare le dette velose del barone. C'era uno che è entrato corpo sottavate cornice, no? Vabbè, è stato già subito censurato. Sì, bannato da Ciro, fai un applauso a Ciro, ringrazialo. Non mi viene la biocco dopo tutto quell'alcol, dice Carlo Campanile, come vedi no. Se chi l'ha bannato? Ciro, io ti ho già ringraziato. Oh, Airboot, grazie a Airboot o a Ciro. Niente checkpoint. Non ci dà il checkpoint. Che gli è successo a Santicchia? Avevo letto che doveva andare dal parrucchiere, ma così mi pare esagerato, dice Luca 78. Non so, ce l'ha con qualcuno di voi che sembra Santicchia a quanto pare. Forse magari. Con me ce l'ha, grazie. Cioè, Trix, il barone è troppo alto, gli altri due sembrano i suoi figlioli, veramente siamo in tre, fate vedere. Poi io Rico, un Sgara si è frizzato, provate a riavviarlo. Arrabbiarlo. C'è un freeze frame, in questo momento c'era un freeze frame di Sgara. Quanto manca? Sono meno un quarto. Muori? Sì, Regar, sono... mi raccomando ragazzi, se il barone invita a fare una doccia non accettare. Perché? Quello dietro è il cane, abbaia, dai, falli contenti. Un laschi, come dicevo. Un laschi. Diceva laschi. Sgara lagga, dicono. Lagga come il papa. Sgara stattera. Stuttering. Galbanino, altro che Jessica Nigri. Vabbè. Vabbè, grazie. Poi? No, ben preso. Corri, corri, corri. Ma io qua, da qua sento l'ego. No, non puoi farlo. Se lo fai adesso. Claudio Bo dice sto simpaticissimo. Non so se. È vero, no? E cos'è no, questo grazie. Cosa qua? Questo checkpoint insuperato, barone? Cos'è? Qualcuno cos'è? Degli ospiti chiede Carlo Campanile. E c'è anche di peggio! Di peggio cosa? No! Vai, Carlo vai. Campanile chiede, qualcuno degli ospiti è uno di quelli che ha donato 1500 euro a Palmisano ed andrà a Los Angeles per le 3? No, quello no. Per 1500 era per Colonia e non sono riuscito. Per quanto adoro Fabio. Aie, aie, dice Sgara sembra il cartonato che mettono alla presentazione dei film al cinema. Tipo di Avengers. Ottimo così, va benissimo. Regar, provate a sbloccare il firewall della redazione, magari ci sono benefici per Sgara.
Ciro Savona ha messo il mute a sgarra. Porcellino, ma era una grande, grazie. No, ma era una grande? Una grande, basta. Ma no, ma ce l'ho Carlo fatta. Campanile, io ho dato 50 euro e ne ho dati pochi, mi dispiace. Io ho deciso, o li davo Fabio o vado a Colonia, o vado a Colonia per conto mio. C'era... Guarda che c'era il coso, c'era il lanciarazzi. Sì, sì, fa niente, fa niente. Fa niente. Corro, che... corro. Corri? Corro, per modo di dire. Diventa invisibile. The Dr. Boomer è l'unica che quando riceve complimenti se la prende e non ci crede. Te credo, dopo tutte quelle mi hanno detto. Perché non c'era il barone a proteggerti. Vero. Quella è l'action figures notabile. Di sgara. Scappo. Poi? Basta. Aspettando. Dimmi che è, una nave alleata, che bello. Sgara è messo lì fermo per fare le foto ai bambini. Nuova attrazione targata multiplayer. È un freeze frame, l'ho detto, Sgara. Super teaser, me la femmina, se la prenderà per questi? Qualsiasi cosa. In realtà non me la prendo, a parte se mi offendete, sì, me la prendo. Come tutti. Non erano amici tuoi questi? Oh, sì, okay. Devo proprio guidarlo. Sì, Sgara va un frame al secondo anche nella realtà. Ecco, lo Spectrum non mi ricordavo. Non mi ricordavo che c'era, davvero. No, io Mick, è vero che la raccolta Indiegogo di Palmisano è andata così bene che faranno un FPS anche al Misex? No, Misex non ce lo voglio. Oh, il Misex forse. Questa sì. Poi? Ricunort, io darò alla redazione solo quando vi serviranno soldi per l'intervento a Pianesani. Gara va a 720p, dice Dr. V. È troppo. Ciro, ora c'è l'imponente barone a difendere i miei infatti. Grazie. Ora sei a sparare? No. Metto la guida io, l'intelligenza artificiale. È durato 2-3 minuti. Cosa? È durato 2-3 minuti adesso. O sbaglio. Ma infatti, che vedi, sta in silenzio, non è distratto. Stefattone, praticamente siete venuti fino a Terni per farvi perculare. Siete più sadici di quello che ha versato 3.000 euro per andare a Tokyo con Palmisano. Beh. A me sembra 3.000 euro. Tra 5 minuti. Perché? Kessen dice se del lavoro fa il pubblico ai talk show. Sì, applausi. Rigunort dice due mera fanno metà barone. Non c'è un'offesa, boh. E io sono grosso. Forse è me. No, non te lo do, basta. Ma se sono andato avanti, Airboot, dovete mettere un campanello a sgara così sentiamo se si muove da ancora vivo, tipo no. Un gatto. E noi facciamo, noi muoviamo il campanello e lui fa chi ammazzo. Ecco, fai molli. Tieni, va. Scommetto che Mera è andata dal parrucchiere prima di andare a Terni. Ah, yeah, mi dispiace, no. Oh, ditelo un po'. Poi? Ciao pure la forza, capelli così. Sempre... Poi? Mo mamma risponde a Stefattone, ha qualche problema perché quello che va a Tokyo sono io, vabbè questi sono fatti personali. Ciro Tagona ti fa l'applauso, ormai andiamo. Grande, vediamo se riusciamo a pagarlo. Sì, riusciamo a pagarlo. Fai ancora in giù. Come fa a morire? Aspetta, io faccio io. Secondo me lì devi andare a però piedi. Sono eterosessuale. No, lo so, ma... Dai, arriva a Fili e poi vai subito a piedi, dai. Così almeno la prossima volta con Matteo ricominciamo a parlare. Ma tu stanno? No, ricominci da qua. Meno, da qua, vai. Sempre dentro a piedi, vai, vedi, c'è qua. No, adesso tu da lì. Ecco, ho mandato il cuoricino a Ciro da parte tua. A posto, una congrega di finocchi, a posto. Date un baby monitor a sgara. Vai, scendi. Date un baby monitor a sgara, almeno siete sicuri che respira. Okay. Il porcellino, ma sbaglio, sgara assomiglia a destro. Chi è destro? Dicono pure che sei l'erce da famiglia. Non è più l'erce che destro. Destro chi però? È destro, penso quello del Milan che una volta fa. È vero, ma probabile. Zitti. E chiudiamo con la cutscene che riusciamo a vedere perché Matteo non c'è, quindi non la salteremo. Ottimo. Pensa un po'. Attenzione, sì. Mamma mia, è stato un delirio fare sto pezzo. Sì, ma si diventavo gli umani fra lei. Altri umani saranno qui in cerca dell'icona. Questo qua è quello di prima. Adesso di due livelli fa. Adesso si ripassa a Master Chief. Sì. Tu procedi, Arbiter, mi occuperò io di queste bestie. Queste bestie.
delle frazioni. Che meraviglia. Non lo vedrò mai un gioco in questa casa. E pensa che le ha rifatte tutte. Sì, sì, queste sono tutte rifatte. Poi ci hanno messo i terminali per raccontare la storia. Sì, sì. Vedo che il codardo non è venuto. Farò il possibile per tenere lontani Flood. Chissà perché Flood non Flood. Eccoci qua. Sull'arbiter che farà di tutto per tenere lontani i Flood. Vuoi morire l'ultima volta, Gian Matteo? Vai! Mi sa che non muore. Allora, io... Tu sembri un personaggio dei Duck and Trade, di quelli segreti. Esatto. è il personaggio segreto che nessuno vuole usare. Allora, arrivati a questo punto, salutate gli amici e parenti. Avete qualcuno da salutare? Sì, uno. Ciao belli! No, già bene, io ho già salutato mia mamma, basta. Vabbè, mamma no, basta. Tutti in generale. Tutti in generale. Allora. Giuliotta se sta a seguire. Allora, Giuliotta se sta a seguire, ciao, la salutiamo. Giuliotta. Ciao Giuliotta, ti salutiamo tutti. Grazie per essere stati con noi. Tra poco i ragazzi torneranno in pausa caffè. Io mi prendo il computer e vedo di rendere produttiva la mia giornata. Grazie infinite, alla prossima settimana con me e Matteo tristemente che proseguiremo in Halo 2 sperando che vada meglio di oggi. Salutate anche il grande flop Gian Matteo Pettini, l'ospite d'onore, che poi ho finito il livello, ricordiamo, sì, appunto, scappando come un coniglio peraltro. Come dovevi fa? Ciao, ciao. 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 Ciao.